Pronti? Funziona? Sì, ok. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata organizzata dagli amici di BNP. Io sono Gianluca Defendi, lavoro come analista tecnico per Milano Finanza. Seguo l'intervento di Enrico, che poi nel frattempo, come giustamente ha osservato lui, continuerà comunque a monitorare l'andamento del mercato e poi è libero assolutamente di interrompermi quando in qualche modo ci sarà qualche segnale o qualche evento particolarmente interessante che in qualche modo seguirà poi le indicazioni che ha già dato, quindi su titoli bancari, indici, future e così via. Il mio compito qui oggi invece è più formativo che operativo, nel senso che io vi illustrerò alcune strategie operative, alcune tecniche che in qualche modo vi possono aiutare nella costruzione poi delle strategie operative che poi potete appunto eseguire tramite gli strumenti offerti da BNP. Oggi, come vedete da questa prima slide, parleremo di figure di inversione. Negli incontri precedenti avevamo parlato di altre tematiche, avevamo parlato di tematiche legate al trend following, quindi alla possibilità di individuare il trend principale presente sui vari mercati finanziari. Una presentazione era poi stata dedicata alle tecniche legate al volume profile, market profile. Oggi invece parleremo più di tecniche operative legate al chart trading, ossia all'analisi del grafico dei prezzi per poter poi costruire appunto, ripeto, delle strategie operative per il trading di breve termine. Vedete che ho riassunto in questa prima slide i quattro argomenti principali che affronteremo, quindi le barre di reversal, vedremo poi la tecnica dei minimi e dei massimi di swing che impareremo a chiamare swing low, swing high, poi vedremo una tecnica operativa particolarmente diffusa che è l'1-2-3 low, 1-2-3 high ideato da Joe Ross e poi vedremo come una celebre figura di analisi tecnica di base che prende il nome di testa e spalle, in qualche modo la si può riadattare ai mercati del 2017. Vedremo come molte figure grafiche che nascono da un'analisi tecnica degli anni 80 e 90, quando i mercati avevano certe caratteristiche che oramai non ci sono più, i mercati si sono velocizzati, hanno cambiato profondamente il loro modo di comportarsi, vedremo come il famoso testa e spalle degli anni 80 e 90 va rivisto ai giorni nostri in cui la velocità con la quale i mercati finanziari si muovono è profondamente diversa e in qualche modo più rapida. Per chi non è venuto agli incontri precedenti, segnalo che tutte queste slide che vi faccio vedere poi le potrete richiedere, quindi non state magari a prendere neanche troppi appunti, basterà mandare una mail al mio indirizzo di posta elettronica che è gdefendi@class.it, io vi darò un link dal quale scaricare tutte queste slide, sono circa 110-115 slide, quindi fondamentalmente poi avrete modo di rivedervele con cura. Con questa slide ho soltanto riassunto quella che è la mia attività per quanto riguarda Milano Finanza e tutta la parte operativa della quale mi occupo e quindi direi che dopo questa presentazione invece entriamo invece nel clou di questa presentazione. Allora, parleremo di analisi tecnica. Analisi tecnica che, così come vi dicevo poc'anzi per quanto riguarda la figura di testa e spalle, ha subito notevoli evoluzioni nel corso del tempo. Originariamente era un'analisi tecnica quasi esclusivamente di tipo grafico, poi si è passato a un'analisi tecnica di tipo quantitativo, quindi con l'utilizzo di indicatori oscillatori. Adesso questa parte quantitativa si è aggiunta anche una parte volumetrica. Questi tre aspetti vanno sempre visti in maniera congiunta, oramai l'analisi tecnica è un'analisi tipo tridimensionale, perché è necessario in qualche modo unire e valutare congiuntamente questi tre aspetti. Oggi noi non li vedremo tutti e tre questi aspetti, vedremo principalmente l'analisi dei prezzi, quindi la price action, ossia prenderemo come punto di riferimento il movimento compiuto dei prezzi, l'analisi delle barre, delle candele e comunque dei massimi, dei minimi di swing disegnati dal mercato e sulla base delle informazioni che ci dà il mercato, quindi lato prezzi, cercheremo di costruirci sopra una strategia operativa. È chiaro che sarà una visione un po' parziale, mancherà l'analisi degli indicatori e l'analisi volumetrica. Io cercherò di spiegare anche brevemente che tipo di poi lavoro ulteriore andrà fatto sull'analisi quantitativa e l'analisi volumetrica. Oggi, anche per ragione di tempo, invece faremo soltanto la parte di analisi dei prezzi. Analisi dei prezzi che però è il punto di partenza, nel senso che noi quando apriamo un qualsiasi grafico di un qualsiasi mercato stiamo analizzando il comportamento dei prezzi e non bisogna mai commettere l'errore di attribuire agli indicatori e ai volumi un'importanza superiore a quella dei prezzi. Non è così, sono i prezzi quelli che comandano, sono i prezzi che muovono gli indicatori in particolare, qualsiasi indicatore voi abbiate nelle vostre piattaforme di analisi piuttosto che di trading, non è altro che una semplice formula matematica che
elabora i prezzi che si formano sul mercato e li traduce in una linea che sale e che scende, ma è in base al comportamento dei prezzi che l'indicatore si muove, non viceversa. Quindi non commettete l'errore di dire, ah, ok, l'indicatore tal dei tali, l'RSI, l'MACD, il Parabolic, ha dato un segnale rialzista. No, quel segnale rialzista fornito all'indicatore nasce da un comportamento dei prezzi, quindi è da lì che io devo trarre in qualche modo le mie indicazioni operative. Quindi non dimenticate mai che sono i prezzi quelli che comandano. Agli indicatori e ai volumi è attribuito un compito di conferma o di smentita di quello che dicono i prezzi. In particolare gli indicatori, e questo l'abbiamo spiegato nei webinar precedenti, hanno un compito fondamentale che è quello di appunto di confermare o non confermare. Quando confermano va, tra virgolette, va tutto bene, quando non confermano e quindi vanno in divergenza vuol dire che c'è qualcosa che non va nel quadro tecnico del mercato. Quindi sostanzialmente i prezzi comandano, gli indicatori e i volumi hanno sicuramente importanza, ma sono un passo indietro. Per questo motivo oggi parleremo principalmente di analisi dei prezzi. Cercheremo di capire dai prezzi cosa è successo sul mercato, chi sta comandando il mercato, chi lo sta controllando, perché poi è da lì che partirà tutta la nostra strategia operativa che poi in qualche modo implementeremo con i vari strumenti operativi. Allora, il lavoro che faremo sostanzialmente sarà di questo genere. Prenderemo la nostra analisi partirà dall'ultima barra giornaliera disegnata dalla nostra attività finanziaria. Un titolo, un future, una valuta, anche se sapete che le valute bene o male non chiudono mai, però in qualche modo prenderemo come riferimento degli archi temporali predeterminati, ad esempio per l'euro-dollaro io di solito prendo un riferimento dalle 8 alle 22, scartando quello che succede dalle 22 alle 8, perché in qualche modo è l'orario che per quanto riguarda l'euro-dollaro attira i maggiori volumi di scambio, quindi il movimento che il cambio fa in quell'orario è sicuramente il comportamento, comunque il movimento più importante che il cambio registra nella singola giornata. Quindi partiremo dall'ultima barra giornaliera che ci appare sul nostro grafico, allargheremo la nostra osservazione alle ultime tre barre, quindi allargheremo il nostro orizzonte da un punto di vista operativo osservando quello che è un ciclo di tre giorni che molte teorie in qualche modo riconoscono come valido. Magari qualcuno di voi avrà sentito nominare il ciclo di Taylor, dove in qualche modo il movimento dei mercati finanziari viene suddiviso in tre giornate. C'è un buy day, un sell day e un sell short day. Sulla base di questo microciclo di tre giornate costruiremo e in qualche modo implementeremo una nostra strategia operativa e poi inseriremo questo ciclo di tre giorni su un orizzonte temporale un po' più lungo, che possono essere 3, 4, 5 settimane, quello non è la cosa importante. Noi costruiamo strategie operative per il giorno, per la giornata successiva, per 2-3 giornate successive, non di più. Quindi ci interessa sì capire da dove viene un'attività finanziaria in ottica di trend, chiamiamolo di medio termine, ma siccome siamo interessati a capire dove andrà domani quell'attività finanziaria, saremo molto più focalizzati su quello che è il movimento di breve, brevissimo termine. Quindi partiremo dall'ultima barra giornaliera, l'allargheremo alle ultime tre, proprio perché c'è questo ciclo ripetitivo di tre giornate, e inseriremo queste tre giornate in un ciclo un po' più lungo, un po' più ampio. Allora, per fare tutte le nostre analisi, noi dobbiamo utilizzare quelli che sono i quattro prezzi più importanti che si formano nel corso di ogni giornata. Quando aprite un grafico a barre, a candele, che sono le due metodologie di rappresentazione dei prezzi più importanti, noi abbiamo questa duplice possibilità, una candela bianca, una candela nera, a seconda che la chiusura sia superiore o inferiore all'apertura. Per chi utilizza le barre invece avete la classica stanghettina verticale con una stanghettina a sinistra che identifica il prezzo di apertura e una stanghettina di destra che identifica il prezzo di chiusura. Penso di non dirvi nulla che non abbiate già, non sappiate. Ma quello che non sapete, o comunque che invece dovreste sapere, è come si formano questi quattro prezzi in qualche modo più importanti nel corso della giornata, perché sapere come si formano in qualche modo poi vi può aiutare nella vostra operatività e nella lettura di quella che è quello che è stato il comportamento del mercato. Allora, il primo prezzo che si forma alle 9 del mattino è il prezzo appunto di apertura. Questo prezzo di apertura inevitabilmente risente di tutto quello che è successo dalla chiusura del giorno precedente fino appunto alla riapertura delle 9 del mattino. Quindi se lo contestualizziamo a quello
quello che è successo questa mattina. È chiaro che il nostro mercato salirà o scenderà in funzione di quello che è il flusso di notizie che è, in qualche modo sono arrivate ai vari operatori dalle 5 e mezza di ieri sera fino appunto alle 9 del mattino. E molto spesso questo prezzo di apertura è frutto dell'emotività, nel senso che se arriva un flusso di notizie particolarmente negativo, molti operatori saranno tentati di vendere, quindi saranno in qualche modo negativi sul mercato e proveranno a liquidare le loro posizioni. Se invece c'è ottimismo o positività, al contrario cercheranno di comprare, proprio perché ipotizzano che il mercato possa poi salire ulteriormente. Questa emotività però, lo vedremo dopo che avremo detto alcune cose del prezzo di chiusura, è inevitabilmente influenzato sì dall'emotività, ma è un'emotività che molto spesso riguarda i piccoli e i medi operatori. I grossi operatori invece questa emotività non la subiscono, anzi la sfruttano, proprio perché molto spesso c'è questa battaglia in termini di apertura sul mercato, in particolare tra le 9 e le 9 e mezza, dove ci sono i piccoli operatori contro i grossi operatori. Molto spesso se i piccoli operatori comprano, i grossi operatori vendono. Al contrario, se i piccoli operatori vendono, i grossi operatori comprano. Perché? Perché molto spesso i grossi operatori sono già in posizione dalle giornate precedenti. E quindi in qualche modo occorre monitorare molto attentamente quello che succede tra le 9 e le 9 e mezza, proprio perché lì si capisce cosa stanno facendo i grossi player, che, ripeto, molto spesso sono in posizione opposta rispetto ai piccoli operatori. Poi si formano sul mercato altri due prezzi particolarmente importanti, il prezzo massimo e il prezzo minimo. Quello che io posso sapere è che ieri il mercato ha fatto un massimo a un certo livello. Ieri, parlando di FTSE MIB, abbiamo avuto 21.100 punti. Sopra 21.100 punti ieri il mercato non è andato. Perché, mi devo chiedere, non è andato? Non è andato può essere per due motivi sostanziali. Il primo motivo è che non c'è stata la forza sufficiente da parte dei rialzisti nel comprare, nello spingere ulteriormente in su i prezzi, e quindi lì in qualche modo è venuta meno la pressione rialzista, la forza dei compratori. Ma un secondo motivo può essere che sì, a 21.100 c'erano ancora tanti compratori, ma sono arrivati tanti venditori che hanno in qualche modo bloccato la salita da parte del mercato. Come faccio a sapere se è stato il primo caso o il secondo caso? Lo posso sapere soltanto con l'analisi volumetrica. Molto spesso se su un massimo ci sono pochi volumi, significa che è venuta meno la forza dei compratori. Se invece su un massimo, comunque a ridosso dei massimi, ci sono tanti volumi, significa che c'erano tanti compratori che stavano comprando, ma sono arrivati anche tanti venditori che hanno liquidato le loro posizioni e hanno impedito al mercato quindi di salire ulteriormente. Quindi devo subito capire sul massimo di ieri che tipo di battaglia c'è stata. È stata una battaglia di poco conto, con pochi volumi, o è stata una battaglia significativa, quindi con tanti volumi? È la prima cosa che devo andare ad analizzare. La stessa cosa la devo fare sul prezzo minimo di ieri. Come mai il mercato ieri non è sceso sotto 20.600 punti? Parliamo di FIB. Perché a un certo punto cosa è successo? C'erano tanti o pochi volumi? Quando è arrivato a 20.600 ieri non sono arrivati tanti compratori, sono stati i venditori che hanno smesso di vendere, perché in qualche modo hanno giudicato che a 20.600 non se la sentivano più di spingere ulteriormente in giù il mercato. Un discorso diverso invece è il caso in cui se ha raggiunto 20.600 punti fossero stati tanti venditori ma il mercato non scendeva perché a 20.600 arrivavano tanti compratori, quindi ci fosse stata una battaglia in cui ci sono sviluppati dei volumi importanti. Quindi la prima cosa che devo fare è vado a guardare il minimo di ieri e devo andare a cercare di capire perché il mercato non è andato sotto quel livello, perché è venuta meno la forza dei venditori o perché invece è aumentata in maniera significativa la forza dei compratori. Quello fa molta differenza nel valutare appunto il fatto che il mercato abbia trovato un minimo e quindi un supporto, o nel caso precedente abbia trovato un massimo e quindi una resistenza. Ma la cosa più importante che devo andare a valutare è il posizionamento del prezzo di chiusura. Noi abbiamo detto che il prezzo di apertura è condizionato dall'emotività dei piccoli operatori molto spesso, mentre invece il prezzo di chiusura non è assolutamente condizionato dall'emotività dei piccoli, ma viene condizionato pesantemente dalle scelte dei grossi player, dei grossi operatori, che tra le 4 e mezza, le 5 e mezza, se parliamo di mercato azionario italiano, devono decidere cosa fare delle loro posizioni. Hanno certe posizioni in portafoglio, devono decidere se mantenerle totalmente, e quindi in questo caso non venderanno le loro posizioni, o se invece liquidarle in tutto o in parte. Da quello che decideranno di fare, avremo delle conseguenze su quel prezzo di chiusura che noi vediamo nelle nostre barre o nelle nostre candele. In particolare, noi potremmo dire che
A seconda di dove si colloca il prezzo di chiusura all'interno del range giornaliero, noi potremmo dire che la giornata è stata di tipo rialzista quando il prezzo di chiusura si colloca, diciamo, in prossimità dei massimi. Da un punto di vista operativo, solitamente il range giornaliero viene scompattato in quattro fasce, sostanzialmente nel 25% superiore, quindi basta che quel prezzo di chiusura si collochi là in cima per indicare appunto una giornata di tipo rialzista, in cui la maggior parte di quelli che hanno comprato nel corso di quella giornata hanno comprato e sono rimasti in posizione. Perché sono rimasti in posizione? Perché in qualche modo si aspettano che nelle giornate successive il mercato continui a salire. Al contrario, quando il prezzo di chiusura si colloca nel 25% inferiore, abbiamo una giornata di tipo ribassista, una giornata nella quale invece i venditori hanno vinto la battaglia e sono rimasti in qualche modo in posizione, in particolare i venditori di tipo short. Hanno venduto perché in qualche modo ipotizzano che il mercato continui a scendere. Poi abbiamo due situazioni sostanzialmente di incertezza, moderatamente rialzista, moderatamente ribassista, che in qualche modo ci interessano, sì, ci interessano no, ma comunque indicano una situazione di in qualche modo di incertezza. Né compratori né venditori hanno vinto questa battaglia sul mercato e quindi in qualche modo mi indicano che c'è stata appunto indecisione tra compratori e venditori. Noi invece siamo alla ricerca di situazioni chiare nella quale o i compratori o i venditori hanno vinto la battaglia, l'ultima battaglia che c'è stata sul mercato. Prima di entrare poi nell'argomento operativo di oggi, vi devo dire l'ultima cosa che riguarda il range giornaliero. Noi abbiamo visto adesso che abbiamo detto sì, a seconda di dove si colloca il prezzo di chiusura, la giornata è stata rialzista o ribassista. Però bisogna anche valutare il tipo di estensione, il tipo di ampiezza che il mercato oggi ha avuto. In termini tecnici si parla di volatilità giornaliera, dove la volatilità è appunto la distanza tra il prezzo massimo e il prezzo minimo che c'è stato oggi sul mercato. È chiaro che da un punto di vista generale noi possiamo suddividere le giornate in due grosse categorie. Le giornate in cui il mercato rimane sostanzialmente laterale, e lo faceva vedere Enrico su base giornaliera quello che è successo sul nostro mercato nel corso delle ultime tre settimane, 21.200, 20.550, 20.600, continuiamo a ballare all'interno di questi 600 punti di range. Questo è un range di oscillazione laterale all'interno del quale c'è equilibrio tra compratori e venditori. Sono le giornate in cui o i periodi in cui il mercato rimane laterale. Non mi devo muovere? Adesso funziona? Ah, scusate. Ah, non si sente. Allora, non mi muovo più, promesso. Allora, vi dicevo, fondamentalmente abbiamo delle giornate di tipo laterale, di consolidamento, nella quale cioè c'è equilibrio tra compratori e venditori. Il mercato oscilla lateralmente e sono i periodi all'interno del quale appunto c'è un equilibrio tra compratori e venditori. Questo equilibrio però non può durare a lungo. Prima o poi una delle due forze prende il sopravvento sull'altra. E molto spesso cosa succede? Che questi periodi di consolidamento laterale svolgono una funzione importante, che è quella di comprimere la volatilità. È come se una molla si comprimesse sempre di più. Quando poi la molla si espande e quindi rimbalza, allo stesso modo i mercati strappano al rialzo o al ribasso, perché una delle due forze prende il sopravvento sull'altra ed una delle due forze si trova dalla parte sbagliata del mercato. Quindi giustamente Enrico diceva prima, se questo supporto viene ceduto, è chiaro che tutti quelli che hanno comprato sopra quel supporto si trovano con delle posizioni in perdita. Ed è assolutamente corretto, perché tutti quelli che comprano improvvisamente si accorgono che il mercato anziché salire si gira al ribasso, e cosa fanno? Vanno sul mercato e liquidano le loro posizioni, chiudono le posizioni long aperte. Chiudendo le loro posizioni long contribuiscono ad alimentare la pressione ribassista che c'è sul mercato e quindi contribuiscono a far scendere il mercato. Se invece dovessero essere i compratori a vincere questa battaglia e quindi a far strappare a rialzo il mercato, è chiaro che ci sono tutti quelli che hanno aperto posizioni short e quindi che sono negativi sul mercato, che si trovano dalla parte sbagliata del mercato e quindi su quella a lungo sono costretti a chiudere le loro posizioni short, quindi devono andare a comprare titoli o future o attività finanziaria, e i loro acquisti a loro volta alimentano una salita da parte dei prezzi. Quindi la cosa che non dovete mai dimenticare. Ti ho tolto un attimo, ho detto così almeno facciamo un po' di operatività. Allora io ho messo dentro un ordine pendente sul questo strumento, lo vedete qui, me lo metto un po' più in grande così almeno lo vedete subito. Ecco qua. Velocissimo, ho messo un pendente a 0,1330, l'investimento è piccolo, sono circa 400 euro di esposizione, non andremo in overnight, quindi lo porteremo per poco tempo, è sul FTSE MIB, quindi andiamo short di FTSE MIB nel caso in cui
L'ordine lo vedete già dentro, questo ordine qua di 3.000 pezzi, non ci hanno ancora eseguito. L'idea è, se andremo a fare degli strappi al rialzo ancora col FTSE MIB, ci metteremo al ribasso. Quindi per il momento stiamo lavorando sull'indice, poi nel frattempo, visto che UbiBanca comunque è positiva, quindi poi magari più avanti nella giornata venderemo anche UbiBanca, che sta performando meglio dell'indice, quindi la venderemo e inizieremo a vendere quella. Però tanto in questo momento, con quest'ordine, se il FTSE MIB dovesse salire ancora una trentina, quarantina di punti, probabilmente il nostro ordine verrebbe eseguito e noi andremmo short anche di FTSE MIB. Questo è buono perché nel frattempo probabilmente il DAX sarà salito un attimo, quindi saremmo in profitto anche con l'altra posizione, che nel frattempo invece è lì in pareggio, visto, per aggiornarvi, così stiamo a perdita di 15 euro considerando lo spread, 19 euro considerando lo spread, insomma è abbastanza insomma lì in pareggio. Bene, vai. Aspetta. Ok, l'ultima slide, poi entriamo nell'argomento clou della giornata. Questa purtroppo è una premessa teorica che magari chi già è stato qua l'ha già risentita, ma magari risentirlo fa in qualche modo fa sempre bene, nel senso che richiama un po' l'attenzione su quelli che sono i punti fondamentali. Dicevo, questa è l'ultima slide, poi entriamo nell'argomento operativo di oggi, che in qualche modo vi fa concentrare su quelli che sono gli aspetti fondamentali della valutazione di questa battaglia tra compratori e venditori che si combatte ogni giorno sul mercato. Un modo molto semplice per capire chi ha vinto quest'ultima battaglia è quella appunto di valutare dov'è quel prezzo di chiusura. E in qualche modo molti indicatori, molte tecniche operative cosa fanno? Attribuiscono alla distanza tra il prezzo massimo e il prezzo di chiusura, questa differenza viene valutata come la pressione ribassista presente sul mercato nella singola giornata, e la distanza tra il prezzo di chiusura e il prezzo minimo come invece la forza dei compratori o la pressione rialzista che si è esercitata sul mercato. È chiaro che se voi spostate virtualmente quella lineetta orizzontale di colore nero, vedete che nel caso in cui il prezzo di chiusura si sposta verso il centro o verso il basso, chiaramente aumenta la pressione ribassista e diminuisce quella rialzista inevitabilmente, e questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è invece richiamato nella parte destra di questa slide, dove in qualche modo viene valutato di quanto più in alto oggi i compratori sono riusciti a spingere il mercato rispetto a quello che sono riusciti a fare ieri, cioè la distanza tra il prezzo massimo di oggi e il prezzo massimo di ieri. Questa distanza è un'ulteriore misura della forza dei compratori, quanto più in alto oggi i rialzisti sono riusciti a spingere il mercato. Allo stesso modo, un modo per valutare un ulteriore concetto di pressione ribassista è capire di quanto più in basso oggi i venditori sono riusciti a spingere il mercato rispetto a quanto sono riusciti a fare ieri, cioè la distanza tra il minimo di oggi e il minimo di ieri. Queste differenze ci consentono poi di fare delle valutazioni sul il tipo di forza dei compratori rispetto alla forza dei venditori che si è materializzata sul mercato. Ok, entriamo nella presentazione di oggi. Allora, oggi, come vi dicevo all'inizio, parleremo di figure di inversione, cioè dei pattern, visto che oggi parleremo principalmente di figure grafiche, che in qualche modo mi segnalano che sul mercato è cambiato qualcosa. Fino alla giornata precedente erano ad esempio i compratori ad avere il controllo del mercato, con questa barra, con questa candela o con questo ciclo di tre candele che si materializza, il mercato mi informa che è cambiato qualcosa nella struttura, la forza in campo stanno per cambiare. Prima erano i compratori ad avere il controllo, adesso probabilmente la palla passa ai venditori. O al contrario, prima il controllo ce l'avevano i venditori, adesso invece la palla passa ai compratori. Quindi parleremo di inversione rialzista e di inversione ribassista, ma parleremo sempre appunto di cambiamento di forze in campo. Vedremo tutta una serie di pattern, quindi ne vedete diversi, vedremo in particolare le reversal e key reversal, poi parleremo dei massimi e dei minimi di swing, parleremo di alcune figure che nascono dalle candele giapponesi che magari alcuni di voi, anzi penso la maggior parte di voi già conosca, che sono morning, evening star piuttosto che hammer e shooting star, poi parleremo di alcune tipologie di trappole, quelle che in gergo tecnico vengono chiamate bull o bear trap, parleremo dell'e-cake e del 2B buy, 2B sell, e poi parleremo per finire, prima di passare a in qualche modo a una visione un po' più ampia, all'1-2-3 low, 1-2-3 high di Joe Ross, e quindi in qualche modo avremo sott'occhio quelli che sono i principali pattern di inversione che in qualche modo si dovrebbero conoscere per poter leggere correttamente lo sviluppo del mercato nella sua, ripeto, quasi esclusivamente da un punto di vista grafico. Vediamo quali sono le caratteristiche di tutte queste figure di inversione.
Partiamo dalla prima, che prende il nome di Reversal Bar. Ora io cercherò di non spostarmi, ma penso che qualche volta purtroppo dovrò andare vicino per mostrare le cose. Allora, la Reversal Bar può essere, e questo vale per tutte le tipologie di figure di inversione, di due tipi: Reversal High Bar o Reversal Low Bar. La Reversal High Bar è una figura di inversione ribassista, la Reversal Low Bar invece è una figura di inversione rialzista. Ve lo faccio vedere da un punto di vista grafico, così magari può essere più semplice ascoltando quello che vi devo raccontare. Posso spostarmi? Vado? Allora, Reversal High Bar è, vi ho detto, è una figura di inversione ribassista. Quindi cosa significa? Significa che il mercato deve venire da un movimento a rialzo. Il mercato era, prima di questa barra, controllato dai compratori. Il mercato quindi deve venire da una salita. A un certo punto c'è una barra che ha queste caratteristiche. La barra in cui, vedete, c'è questa linea tratteggiata verso l'alto. È una barra che ha fondamentalmente due caratteristiche importanti. La prima è che il massimo di questa barra deve essere superiore al massimo del giorno precedente, quindi il massimo di questa barra blu deve essere superiore al massimo della barra precedente. La seconda caratteristica è che il prezzo di chiusura della seconda barra blu deve avere un prezzo di chiusura inferiore alla chiusura del giorno precedente. Queste due caratteristiche cosa mi dicono? Mi dicono che il mercato veniva da un trend di tipo rialzista, i compratori stavano controllando il mercato. I compratori hanno provato a spingere in su il mercato e ci sono riusciti, nel senso che il massimo di oggi è superiore al massimo di ieri, ma poi nel corso della giornata è successo qualcosa. I compratori hanno perso in qualche modo la battaglia che si è sviluppata nel corso della giornata, con i venditori che hanno acquisito forza, hanno venduto, hanno liquidato le loro posizioni e hanno fatto scendere il mercato. A livello di chiusura, la chiusura è inferiore alla chiusura del giorno precedente, cioè la borsa o quell'attività finanziaria nella singola giornata ha perso, è stata negativa a livello di chiusura su chiusura del giorno precedente. Cos'è che è importante valutare? Il tipo di volumi che hanno accompagnato questa figura di inversione, perché se io vedo tanti volumi nel corso di quella giornata, significa che quella discesa che c'è stata nel corso della giornata non è stata soltanto una discesa da prese di profitto e quindi da una liquidazione di posizioni long, è stata anche l'apertura di nuove posizioni short. Ci sarà stata sì sicuramente anche la chiusura di posizioni al rialzo da chi ha avuto la bravura, la fortuna di prendere il titolo mentre stava salendo e quindi magari raggiunto certi livelli porta a casa i profitti, ma ci sarà stato anche qualcuno che ha aperto delle nuove posizioni short perché reputa che da quel livello su in cima in qualche modo il mercato sia destinato a scendere. Cos'è che succederà? Succederà che se ho una barra di inversione di questo genere, il giorno dopo ben difficilmente il mercato riuscirà ad andare sopra il massimo di questa barra centrale di colore blu. E lo impareremo dopo, nelle slide successive, verrà perfezionato un massimo di swing, cioè una figura di inversione che ha un massimo centrale preceduto e seguito da due massimi più bassi. Quello lo vedremo dopo, la cosa importante è focalizzarsi sulle varie caratteristiche di questa barra. Massimo più alto rispetto al massimo di ieri con chiusura inferiore rispetto alla chiusura di ieri. Associati a tanti volumi e poi, se dovessimo parlare di indicatori quantitativi, magari associati ad esempio alla presenza di divergenze negative con i nostri oscillatori, i nostri indicatori. Questa barra prende il nome di Reversal High Bar. Da un punto di vista operativo, una volta che si vede una barra giornaliera di questo genere, nella seduta successiva che tipo di strategia operativa si imposterà? Si cercherà di impostare una strategia di short, quindi una strategia ribassista, volta ad anticipare l'inizio di una correzione. Quindi da un punto di vista operativo, dopo questa giornata si cercherà uno short là sopra, in base ad altre valutazioni che purtroppo questa mattina non si riescono a fare, che riguardano in particolare il posizionamento dei volumi, quindi con la tecnica del market profile, volume profile. Una volta che si è individuato dove è iniziata la vendita della liquidazione di posizioni, si sfrutterà quell'informazione per andare al ribasso sul mercato. Questa prende il nome di Reversal High Bar, la barra, il reciproco è la Reversal Low Bar. Il mercato deve venire da una discesa di una certa consistenza, a un certo punto c'è una barra il cui minimo è inferiore al minimo del giorno precedente, quindi tutto sembra in qualche modo confermare quel trend negativo, ma da quel minimo inizia una reazione, i compratori iniziano a comprare, qualcuno chiude le posizioni short, devo vedere dei volumi che sono in significativo aumento, con un prezzo di chiusura che deve essere superiore alla chiusura del giorno precedente. Alla fine la borsa nel corso di quella giornata ha chiuso positivo fondamentalmente. La cosa importante è che ci sia questo minimo più basso rispetto al minimo del giorno precedente associato a tanti volumi.
Il giorno successivo ben difficilmente il mercato andrà sotto questo minimo, quindi magari arresterà la sua discesa su un minimo ancora crescente e verrà disegnato quello che impareremo a riconoscere come un minimo di swing, un minimo centrale preceduto e seguito da due minimi un po' più alti. Quello sarà un punto di esaurimento del trend ribassista, così come quel picco centrale là in alto sarà il nostro massimo di esaurimento del trend rialzista, un massimo preceduto e seguito da due massimi più bassi, sarà un massimo di swing. Questa è la reversal bar, che è una barra significativa, ma nella nostra classifica che in qualche modo avevamo dato all'inizio di questa presentazione, è la barra meno significativa, nel senso sì, abbiamo un massimo più alto rispetto al massimo del giorno prima con chiusura inferiore, tanti volumi, però adesso vedremo che nei pattern che seguono avremo ulteriori elementi che mi danno in qualche modo ulteriori certezze di quello che il mercato farà nelle giornate successive. E lo vediamo già con la seconda tipologia di barre, le key reversal bar. Anche in questo caso possiamo avere le due versioni, la key reversal high bar alla fine di un trend rialzista e la key reversal low bar alla fine di un trend di tipo ribassista. Vediamole. Allora, parliamo della key reversal high bar. Il mercato viene da un trend di tipo rialzista, quindi i compratori hanno il controllo del mercato. Cosa succede? C'è una barra che sembra confermare questo trend rialzista, quindi il massimo di questa barra di colore blu deve essere superiore al massimo del giorno precedente e nel corso della giornata però succede un qualcosa. I venditori aumentano in maniera importante la loro consistenza, la loro forza, e lo vedo dall'analisi volumetrica, vedete come i volumi in questa slide di esempio aumentano in maniera significativa, e in questo caso la chiusura non soltanto è inferiore alla chiusura del giorno precedente, ma il prezzo di chiusura deve essere inferiore al minimo del giorno prima. Questa chiusura inferiore al minimo del giorno prima, se vi ricordate l'importanza del prezzo minimo, mi dice cosa? Mi dice che i ribassisti oggi sono riusciti a spingere il mercato sotto il minimo del giorno precedente. Nel giorno precedente i ribassisti avevano terminato qua la loro forza, non erano riusciti a spingere il mercato sotto quel minimo. Oggi ci riescono. Spingono in giù e siccome quel prezzo di chiusura tenderà a essere in prossimità dei minimi, quindi nella parte bassa, è un'indicazione di quello che gli istituzionali si aspettano che il mercato faccia. Vendono perché sono convinti che nelle giornate successive il mercato continuerà a scendere. E il fatto che ci siano volumi elevati è un'ulteriore conferma del fatto che a vendere sono grossi player, i volumi grossi. Neppure se ci mettiamo insieme tutti noi, forse magari Enrico se carica particolarmente con ma fondamentalmente è difficile che riusciamo a svilupparli tutti questi volumi. Quindi sono così grossi. Oddio, ci sono dei titolini piccolini. Che magari, magari. Su quello ce la facciamo, però insomma. Ok, quindi volumi elevati mi indicano che i venditori grossi hanno liquidato le posizioni long e in più hanno aperto nuove posizioni short. Cosa succederà? Che difficilmente il mercato dopo questa barra di inversione il giorno successivo riuscirà a superare il massimo. Massimo di swing, un massimo centrale preceduto e seguito da due massimi più bassi, che è mi fotograferà appunto l'esaurimento di quel trend rialzista che si è sviluppato. Questo prende il nome di key reversal high bar. Adesso vediamo la key reversal low bar, è sostanzialmente la figura reciproca, solo che si sviluppa alla fine di un trend di tipo ribassista. Il mercato sta scendendo, i ribassisti hanno il controllo del mercato, a un certo punto cosa c'è? Una barra. Dall'aspetto dei volumi deve essere una reazione significativa, cioè devo vedere alti volumi sul mercato, quindi deve esserci non soltanto chiusura di posizioni short, ma deve esserci anche apertura di nuove posizioni long. Il mercato quindi sale, riparte e il prezzo di chiusura non soltanto deve essere superiore alla chiusura del giorno precedente, ma deve essere superiore al massimo del giorno prima. Mi dice che gli istituzionali hanno comprato o
eventualmente hanno anche chiuso le loro posizioni short e sono rimasti in posizione nella parte alta del range giornaliero. È stata una giornata rialzista in cui i compratori hanno vinto la battaglia perché si aspettano che da lì il mercato continui a salire. Capite che ben difficilmente il mercato nel giorno dopo andrà sotto questo minimo e quindi verrà ancora una volta disegnato il nostro minimo di swing, quindi un minimo preceduto e seguito da due minimi più alti, che in qualche modo mi segnala l'esaurimento di quel movimento al ribasso. Segnalo solo una cosa, che questo pattern si perfeziona così. Se in più dovessi avere anche, nel caso di chi reversa high bar, un gap up, o nel caso di chi reversa low bar, un gap fosse superiore al massimo del giorno precedente, io ho un'ulteriore conferma che lì sopra c'è stato un gap di esaurimento su quell'apertura in cui sono entrati i piccoli. Vi ricordate come si forma il prezzo di apertura? Entrano i piccoli, di solito quelli legati all'emotività, i piccoli vedono il trend rialzista, entrano in apertura perché pensano che il mercato salga ancora. In realtà no, quell'apertura viene sfruttata dai grossi operatori per iniziare a vendere, a liquidare le loro posizioni. Quindi un eventuale gap up là in cima, o ancora meglio un eventuale gap down qua sotto, quindi con una la validità di questo pattern. Prego. Nel frattempo, già che stai fatto una pausa, vai. Nel frattempo ti dico, noi il DAX sta iniziando a salire, su tutti non ci hanno ancora eseguito, però invece il nostro certificato sul DAX è già in positivo, anche di qualcosina, se vogliamo vederlo. Noi lo avevamo comprato a 4,40, sta scambiando 4,53 in bid, quindi al nostro prezzo di vendita, quindi volendo potremmo anche portare a casa l'operazione. Quello che vedevamo, visto che le operazioni sono molto piccole, la piattaforma considera pure la commissione di ingresso e di uscita. Infatti io non mi trovavo, dicevo, cavolo, ma come è possibile? Mi sembra di guadagnare di più, perché quando la posizione è grande non te ne accorgi, no? Quando invece la posizione è piccola, quello impatta. E quindi in realtà niente, no, siamo buoni, stiamo guadagnando. Il nostro ordine invece dall'altra parte è qua, quindi l'ho spostata a 13, non ce l'ha ancora preso, sostanzialmente aspettiamo che il FTSE MIB vada su ancora un po'. Secondo me il FTSE MIB, così giusto per dirlo, arriva oggi a 20.905, quindi secondo me vendere prima di 20.905 non ha senso, perché adesso sta facendo performance, sta salendo come stanno salendo tutti gli altri indici. Prima di 20.905 presto vendere l'indice, quindi io aspetterei un attimo. Mancano 80 punti, risparmiamoli e più o meno ci troviamo con l'ordine che abbiamo messo. No, questo non mi guardare strano, che non si mette così, però spiego questo arcano. Io non so usare bene Pro Real Time, no? la piattaforma grafica, quindi le cose le faccio in maniera molto rudimentale, quindi già visto che gli si sgranavano gli occhi, no, è semplicemente perché tranquillo, non sono in grado di usare il software, però lo uso in maniera molto, diciamo, rudimentale. Vai. Sul future però il 20.800 difficoltà a superarlo. Io parlavo di indice. 20... Ah sì, beh, ma però... Sì. 20.905 secondo me è il livello sull'indice buono da vendere oggi. Consideriamo che venerdì è la fine del semestre, quindi anche molti operatori su questa giornata magari cercheranno di flettarsi, perché è una giornata appunto particolare, perché chiude il semestre dei fondi, insomma tutta una serie di cose. Tranquillo, comunque, vai tranquillo con la piattaforma. No, io non ti volevo rubare tempo, però visto che dobbiamo quando fare vuoi. Tanto allora, sale. Sta continuando a salire. Quindi finché la barca va, si dice, lasciala andare. Allora, domande su reversal bar. Chi reversal bar? Avete capito che siamo passati da una reversal bar sì significativa, ma già invece una key reversal bar inizia ad avere tanti elementi in più che in qualche modo confermano il segnale che arriva dal mercato. Vi dicevo il fatto che nel caso della key reversal high bar, se ci fosse un gap up di esaurimento, quello ulteriormente è un segnale che sono entrati gli ultimi compratori piccoli, invece i grossi operatori hanno utilizzato quest'ultimo allungo in fase di apertura per liquidare le loro posizioni e, come si può vedere dalla parte volumetrica, hanno liquidato in maniera consistente. Prego, c'è una domanda.
quel caso il giorno dopo cosa faccio? Aspetto la conferma della, della corsa dei prezzi mettendo un ordine di acquisto sopra il massimo di giornata, oppure vado a valutare il picco dei volumi sul giorno? Cioè, allora, il problema è, da un punto di vista operativo, cosa si fa giustamente nella giornata successiva, perché io mi trovo alla fine di questa giornata e individuo correttamente che c'è stata questa barra di inversione, diciamo, rialzista. Cosa faccio? Il problema è di entrare. Spesso queste barre sono barre ad ampio range e quindi molto spesso mi trovo ad assumermi un rischio che è eccessivo, il 3% dico io, una cosa del genere, che magari inizia già a essere un rischio medio-alto per strategie operative di trading di breve termine. Cosa si fa da un punto di vista operativo? Si vanno a vedere dove questi volumi si sono distribuiti. Corso della giornata, si sono collocati qua sotto, si sono collocati qua in mezzo o si sono collocati là in cima, perché a seconda di dove si sono distribuiti questi volumi nel corso della giornata cambierà la mia strategia operativa per la seduta successiva, che sarà sempre long, quindi sarà sempre una strategia rialzista per volta appunto a sfruttare il segnale di inversione che mi hanno dato i prezzi. È chiaro che la strategia va adattata, in base alla distribuzione dei volumi. Io so che oggi ci sono stati tanti volumi, devo andare a capire lì dentro nella barra di inversione dove si sono collocati, perché se io vedo ad esempio tanti volumi qua sotto, io so che è qua sotto che sono entrati tanti compratori, è lì sotto che in qualche modo c'erano ancora, poi sono entrati e hanno creato la base di supporto dal quale poi è iniziata la reazione, e allora quello sarà il mio punto di riferimento per la strategia successiva, ok, per la giornata successiva. Adesso facciamo un passo in avanti e entriamo nella descrizione dei massimi e dei minimi di swing, cosa che abbiamo già in qualche modo accennato descrivendo la key reversal bar e la key reversal high bar, low bar, e vediamo adesso perché sono particolarmente importanti. Vi ho detto, la cosa importante è andare a individuare questi minimi e massimi di swing, perché sono la cosa più semplice per individuare quei microciclo di 3 giorni che vi ho detto caratterizza il comportamento dei mercati finanziari. C'è una giornata in cui i compratori appunto comprano, c'è una giornata in cui vendono e una terza giornata in cui vendono short, il famoso ciclo di Taylor di cui magari avete già sentito parlare. Questo ciclo lo vedete riflesso appunto nei massimi e minimi di swing, e noi abbiamo che io posso definire che questo è un minimo di swing perché è un minimo che è preceduto e seguito da minimi più alti. Perché questo è un massimo di swing? Perché è un massimo sul grafico, avete già in modo automatico definito il tipo di trend che quell'attività finanziaria che state analizzando ha sviluppato, perché se voi avete una sequenza di minimi e di massimi crescenti di swing, quell'attività finanziaria inevitabilmente avete già definito che si trova all'interno di un trend rialzista. Analisi tecnica di base, un trend rialzista è una sequenza di minimi e massimi crescenti. Quali sono questi minimi che dovete utilizzare per fare questa valutazione? Prendete gli ultimi 3 o 4 minimi e gli ultimi 3 o 4 massimi di swing. Nel caso di swing massimo preceduto e seguito da massimi più bassi, dovete soltanto unirli con questa semplice tecnica. Poi è chiaro che dovete fare un ulteriore lavoro in termini di operatività, questo vi serve come criterio guida per fotografarli, per individuarli. Poi dovete andare a capire cosa è successo all'interno di queste 3 giornate che hanno creato il minimo o il massimo di swing. Perché, e lo vedete in questa slide, questo è un minimo di swing perché è preceduto e seguito da dei minimi più alti. Cosa succede all'interno di questo, in questi 3 giorni di ciclo? Perché ci saranno delle giornate o comunque dei pattern in cui, nel caso di minimi di swing, è la barra centrale quella che assume maggiormente importanza. Invece ci saranno alcuni pattern in cui è questa
trovo io all'interno del massimo, del minimo di swing, poi cambierà inevitabilmente la strategia operativa che devo costruire sul mercato. È sempre minimo e massimo di swing, devo andare a capire però come si è formato quel massimo, quel minimo. Ci siamo? Sì? Sì? Sì, sì, ah. Non mi preoccupo, sennò mi fermo e riparto con la... No, no, giusto, non siamo ancora a mezzogiorno, quindi il problema è che arrivare a mezzogiorno è lunga, e quindi poi man mano si avvicina la pausa pranzo la soglia di attenzione scende, quindi cerchiamo un po' di... se no è un monologo, anche per me è un po' difficile. Prego, fino a... Forse aspetti che le portano il... Ah, sì? Sì. No, no, allora, il ciclo di Taylor si sviluppa su tre giornate, quindi abbiamo una giornata in cui, che viene chiamato buy day, che in cui in qualche modo è la giornata in cui bisognerebbe comprare, poi c'è una seconda giornata che viene chiamato sell day, in cui bisognerebbe chiudere le posizioni long, quindi uscire dal mercato, e poi c'è una terza giornata in cui viene chiamato sell short day, in cui bisognerebbe vendere per andare al ribasso. Vediamolo qua sopra, questo dovrebbe essere il buy day, questo il sell day e questo il mettendo insieme il massimo di swing con il ciclo di Taylor. Questo ciclo in qualche modo molto spesso forma poi questi massimi e questi minimi di swing, quindi fondamentalmente è il modo con il quale noi possiamo vedere da un punto di vista grafico questo concetto teorico di ciclo ripetitivo di tre giornate che in qualche modo c'è sul mercato. Mi dicono che se dovessero essere anche domande da casa per chi sta seguendo il webinar, c'è la possibilità anche di fare domande, e quindi qualcuno magari me le riporta e rispondo volentieri. Ok, passiamo avanti nel nostro sviluppo, nella nostra ricerca di pattern di inversione. Adesso vediamo due tipologie di figure di inversione che magari chi ha già approfondito la tecnica delle candlestick, quindi delle candele giapponesi, magari già conosce. Io magari glielo farò vedere su un aspetto magari un po' diverso dalla descrizione standard che si trova magari sui manuali base, non so, Nissan, piuttosto che altri volumi che hanno approfondito le tecniche delle candele. Perché vi farò vedere alcune caratteristiche legate però alla tecnica appunto degli swing, dei massimi e minimi di swing. Ora, noi sappiamo che questa è una morning star da definizione di analisi tecnica di base, cioè il mercato viene da un trend ribassista, a un certo punto c'è una candela direzionale al ribasso, cioè una candela ad ampio range, quindi la distanza tra prezzo massimo e prezzo minimo deve essere elevato, quindi non deve essere una giornata di piccole o medie dimensioni, no, deve essere una giornata in cui sembra che il mercato voglia continuare a scendere, con apertura molto spesso in prossimità dei massimi e chiusura in prossimità dei minimi. Quella candela sembra in qualche modo confermare il trend ribassista nel quale il mercato è inserito, giusto? Perché in qualche modo è una candela nella quale sono ancora i venditori ad avere in qualche modo il controllo e aver fatto la voce grossa. Dopo questa giornata però cosa si assiste? Si assiste a una giornata di indecisione, la classica giornata in cui invece il range di giornate improvvisamente si riduce. Quindi la distanza tra prezzo massimo e prezzo minimo è contenuta e soprattutto c'è un corpo della candela, che prende il nome di Real Body, che è molto piccolo. Quella cosa potrebbe essere? Potrebbe essere una semplice pausa prima di una nuova accelerazione al ribasso, giusto? Quindi io non posso sapere cosa succede dopo quella giornata di indecisione. Quello che invece succede e che perfeziona la Morningstar è la terza candela, la terza giornata, una giornata che è invece direzionale al rialzo, una giornata La cosa migliore che si può avere per perfezionare questa figura è che la chiusura della candela bianca deve cercare di avvicinarsi il più possibile all'apertura della candela nera, cioè in qualche modo il mercato è come se torna da dove è venuto nel corso dell'ultima accelerazione al ribasso che c'è stata, cioè i rialzisti hanno in qualche modo riequilibrato l'ultima dimostrazione di forza mostrata dai ribassisti. Questa è una candela invece di passaggio, di indecisione, nella quale i ribassisti si sono presi una pausa momentanea, non hanno spinto in su, ma è qua che sono entrati in qualche modo i compratori. Quindi è la terza candela. Pausa prima di una nuova accelerazione.
Cos'è che è importante? È importante perché noi adesso noi sappiamo che questa Morningstar la possiamo catalogare come il nostro minimo di swing, in cui il minimo centrale è costituito dalla nostra barra di indecisione che avrà guardare se per caso non si è formato sotto forma di Morning Star, una figura che mi dice che i ribassisti, quando hanno esaurito tutte le loro munizioni, non hanno più voluto spingere ulteriormente al ribasso e qui, su questa terza candela, su questa terza barra, sono arrivati i compratori. Sono arrivati i compratori e, lato volumetrico, dovrò andare a guardare che tipo di compratori sono arrivati sul mercato, perché in qualche modo io devo accorgermi che nel corso di questa terza giornata c'è stato un incremento significativo di forza dei compratori, di pressione rialzista, quindi devo avere dei volumi in aumento. Molto spesso qui ho volumi elevati, volumi medi, medio-bassi e volumi elevati. Quel volume elevato mi identifica che non c'è stata soltanto la chiusura di posizioni short, c'è stata anche l'apertura di nuove posizioni long sul mercato. Ed il fatto che il prezzo di chiusura di questa giornata si collochi in prossimità dei massimi mi indica che hanno comprato gli istituzionali, comunque grossi player, e siccome il prezzo di chiusura sta là in alto, cosa significa? Che hanno comprato e non hanno liquidato le loro posizioni. Sono rimasti in posizione perché si ipotizzano che il mercato continui a salire nelle giornate successive. Ci siamo? Questa è la Morningstar. Certo, vai. Una cosa. Tutta tua. Proprio una cosa velocissima. Quello che stavamo dicendo prima, no? Che diciamo non aveva senso, ovvero che il DAX fosse in fase così di debolezza rispetto all'indice italiano, in qualche modo sta prendendo, diciamo, sta avendo senso. Quindi la nostra operatività, che era al rialzo sull'indice tedesco, stiamo vedendo come l'indice tedesco sta iniziando a performare al rialzo adesso a questi livelli da rompere piuttosto importanti. Allo stesso modo, negli ultimi 15 minuti invece il FTSE MIB, che ha aperto molto bene, sta perdendo forza. Io ho messo un pendente nel frattempo su Bibanca, vediamo se ce lo se riusciamo ad averlo eseguito su Bibanca. Nel frattempo adesso il livello importante sul DAX, almeno nell'intraday, è questo livello di 12.442. se lo rompiamo al rialzo, probabilmente chi è short prende lo stop. Correggimi se sbaglio, Gianluca, che qui magari ci sono posizionati un po' di stop di gente che si è messa short, quindi magari potrebbero esserci ulteriori spinte al rialzo. Nel frattempo comunque siamo short di MIB che sta venendo giù e siamo long di DAX. Qui avremo un po' di difficoltà a rompere questi livelli, se li rompiamo probabilmente potrebbe esserci una ripartenza importante. Su FIB italiano ha fatto 27,80, oltre non va, adesso è 27,35 e ha tutta l'intenzione, secondo me, di scendere. Sì, noi abbiamo aperto, l'abbiamo fatto vedere, guardatela, ve la faccio vedere qua, la posizione quella sul FTSE MIB short ce l'avevamo già aperta dall'ultimo webinar che avevamo fatto, quindi adesso lasciate perdere che le posizioni sono piccole, ma siamo in profitto su tutte e due le gambe. Quindi hai detto che mettevi un ordine pendente. Non ce l'ha preso, c'è ancora. È arrivato 905. No, no, ve lo faccio vedere, guardate, 905 più o meno è sui livelli di questo coso. Il nostro ordine lo vedete qua, questo qui è il book, eccolo qua, il nostro ordine 3000 pezzi l'abbiamo spostato a 13.013, siamo a 0.15, niente, se si sposta lo prendiamo, ci segue. Nel frattempo non siamo dentro, ma tanto siamo già long di DAX, e quindi insomma se dovesse andare su, nel frattempo non... perché i mercati non è che si muovono, cioè sembra, vedendo il grafico a 5 minuti, sembra che si stiano muovendo chissà che cosa, ma in realtà... sono lì, insomma, non abbiamo quei movimenti così importanti, però insomma adesso è interessante vedere se viene rotta quest'area al rialzo. Perché l'ideale sarebbe operare col book aperto, perché magari ti arriva, tu presupponi di fare 20.800, però arriva 27.80 e 20.800 non li fai, tu perché hai messo 20.800 non te lo prende, no? Ovviamente, no? Consideri che quindi se hai il book aperto, a un certo punto vai anche a 27,80, insomma, no? Se l'orizzonte temporale è mediamente lungo, cioè magari non i 5 minuti, ma magari una giornata o anche qualcosa in più, i 5 punti più 5 punti in meno non cambiano niente, i 5 punti cambiano nell'intraday, quindi è corretto quello che dice lei. Le assicuro che non è facile,
tra dare da così, perché abbiamo lo schermo a metà e non abbiamo gli altri schermi. Quindi il consiglio che vi do quando siete a casa, magari avere due o tre schermi in modo tale da poter mettere i grafici da una parte, i book dall'altra, in modo tale che potete fare il vostro studio grafico su tanto collegare gli schermi oggi è semplicissimo e con 200 euro riuscite a costruirvi tranquillamente una postazione di questo tipo, lavorando con i due schermi e con il book dall'altra parte, insomma riuscite tranquillamente a mettere i vostri ordini, quindi questo è ottimo. Quindi investite nel secondo schermo. Anche nel terzo. Allora, posso girare? No, io faccio proprio degli spot. Quando sei liberissimo. Così almeno rendiamo la giornata... Sì, anche per loro, sennò ripeto, diventa un monologo. Allora, abbiamo visto la Morning Star, adesso vediamo la figura reciproca che è la Evening Star. Non è altro che la figura ribaltata, in cui cioè il mercato viene da un trend di tipo rialzista, c'è una barra di accelerazione al rialzo, quindi una barra ad ampio range con chiusura in prossimità dei minimi e apertura in prossimità dei minimi, chiusura in prossimità dei massimi, che sembra confermare il trend rialzista. Dopo questa giornata di accelerazione il mercato si prende una pausa, quella barra, quella candela, in mezzo di piccole dimensioni con un corpo contenuto. E fin lì nulla, nel senso che quella potrebbe essere una semplice pausa prima di una nuova accelerazione. Dov'è che cambia la struttura del mercato? Cambia con la terza candela, la candela invece di accelerazione ribassista, quindi una barra candela ad ampio range con apertura in prossimità dei massimi, chiusura sui minimi. La cosa importante è che la chiusura di questa candela nera deve tendere a collocarsi in prossimità dell'apertura dell'ultima candela bianca, cioè la forza dei venditori che si è sviluppata nel corso di questa giornata deve essere una forza importante che in qualche modo riequilibria l'ultima dimostrazione di forza che invece avevano espresso i compratori. Questa situazione fa sì che in qualche modo il mercato disegni il mio massimo di swing, quel massimo di swing che vedete qua in alto, quindi quel massimo centrale di questa candela che è preceduto e seguito da due massimi più bassi. In realtà io devo andare ad analizzarlo e se mi accorgo che all'interno c'è una evening star, quindi una figura ecco che quel massimo di swing acquisisce ulteriore significatività. Non è soltanto un massimo di momentaneo esaurimento, ma potrebbe essere un massimo dal quale poi il mercato inizia una correzione di una certa rilevanza, di una certa significatività. Chiaramente cos'è che mi dà ulteriore elemento di conferma? È l'andamento dei volumi. Io dovrei avere volumi medio-alti durante l'ultima barra di accelerazione rialzista, volumi di medi-bassi durante la candela di indecisione, e invece volumi che aumentano in maniera significativa nel corso della terza candela, cioè nella candela nella quale effettivamente i venditori fanno la voce grossa, liquidano in maniera significativa. Quindi ci sarà soltanto non soltanto la chiusura di posizione long, ma ci sarà anche l'apertura di nuove posizioni short, cioè di posizioni ribassiste. Prego. Intanto magari gli danno il mio microfono. Questa? Sì. Quindi il setup cosa faccio? Aspetto praticamente la conclusione della giornata successiva a quella. Sì, diciamo che io il setup lo vedo completato alla fine di questa giornata. Io, perfetto, nella giornata successiva, in base alla distribuzione ancora una volta dei volumi che ho all'interno di quella giornata, devo costruire un'operatività short, proprio perché comandano i prezzi che mi dicono che è inversione ribassista. La parte volumetrica mi identifica dove collocare l'ordine di entrata short e dove eventualmente posizionare lo stop loss. Questa qua, adesso qua è disegnato, ma l'entry avviene nel corso di questa barra. Ok, adesso vediamo, salendo sempre nella scala gerarchica delle figure di inversione, altre due figure di inversione a singola barra. Cosa significa? Significa che la Morning Star e la Evening Star si compongono, avete visto, di tre giornate, quindi è necessario che si completi quel ciclo di tre giorni di cui vi ho parlato in precedenza. Questi due pattern, Hammer e Shooting, invece basta una singola giornata. È una singola giornata che è inevitabilmente di inversione, e adesso capite perché è così. Allora,
le due figure sono sempre una il reciproco dell'altra. Questa è la candela che viene definita di hammer, martello, l'altra invece è la shooting star, cioè stella cadente. Vediamo quali sono le caratteristiche di queste due figure, di questi pattern, ripeto, a singola candela e perché sono così importanti. Allora, partiamo dall'hammer. L'hammer è una figura di inversione rialzista che si deve verificare alla fine di un trend ribassista. Cosa significa? Significa che il mercato deve venire da un trend ribassista, quindi io in qualche modo devo avere un mercato che nel corso degli ultimi X periodi viene da una discesa di una certa importanza e quindi in qualche modo sono i ribassisti ad avere il controllo di quel mercato. A un certo punto cosa succede? Il mercato viene da una discesa, c'è una giornata in cui il mercato apre e nel corso di quella giornata i ribassisti spingono in giù con decisione il mercato. Vendono e riescono a spingere effettivamente in giù il mercato perché il minimo che si forma, il minimo di quella che viene chiamato la lower shadow, quindi l'ombra che sta sotto il corpo della candela, deve essere molto pronunciato verso il basso. Un po' come le ombre di cui parlava Enrico questa mattina quando vi faceva vedere i minimi che ha fatto il mercato nelle ultime tre settimane. Quei minimi sono molto estesi al ribasso. Da quel minimo però succede qualcosa. Ipotizzate di vedere una giornata nella quale a mezzogiorno il nostro mercato perde il 2-2,5%, quindi è decisamente negativo. Da quel minimo che si forma a livello intraday inizia un recupero. Il mercato recupera e torna, diciamo, nei dintorni del prezzo di apertura. Non è importante che sia poco sotto o poco sopra l'apertura. Se è sopra l'apertura, meglio ancora, quindi se il colore del corpo della candela è bianco, è meglio. Ma non è la cosa importante. La cosa importante è che ci sia questa lunga lower shadow. Questa lunga lower shadow mi dice che, in qualche modo, nel corso di quella giornata, tutti quelli che dovevano vendere hanno venduto. Arrivati su questo minimo, i venditori non hanno più avuto la forza di spingere in giù ulteriormente il mercato e su quel mercato sono arrivati i compratori. I compratori che magari prima avranno iniziato qualcuno a chiudere le posizioni short, poi sono arrivati i compratori di posizione. Fatto sta che i compratori sono riusciti a riportare il mercato da dove fondamentalmente era partito all'inizio di quella giornata. C'è quindi una lower shadow del 2%, dico una cifra largo circa, può essere l'1,80, può essere l'1,5, il 2,20, ma la cosa importante è che vediate questa lunga lower shadow. Si dice che questa lunga lower shadow debba essere almeno il doppio del corpo della candela. A me questa è una cosa che non interessa particolarmente, a me interessa vedere questo lungo pronunciamento verso il basso che segnala la fine, almeno momentanea, di quel trend ribassista, perché capite subito che il mercato, dopo aver recuperato il 2-2,5 da questo minimo e ha chiuso qua, difficilmente domani il mercato riuscirà ad andare sotto questo minimo. Vorrebbe dire che domani il mercato perde ancora un altro 2,5. Ci può stare, ma sicuramente non è la regola. E inevitabilmente cos'è che mi identificherà questo minimo della mia candela di hammer? Il mio minimo di swing, perché sarà un minimo preceduto e seguito da dei minimi più alti. Quindi io so che statisticamente quando ho un martello, nel 99% dei casi, quello è un minimo che farà minimo di swing, quindi un minimo che mi identifica la conclusione, almeno momentanea, di quella tendenza di tipo ribassista. Ci siamo su questo concetto? La cosa importante è capire che tipo di volumi hanno accompagnato la formazione del mio hammer. E nella stragrande maggioranza dei casi i volumi che hanno accompagnato la formazione di questo hammer sono dei volumi elevati. Ma perché? Perché nella prima parte della giornata abbiamo detto ci sono tanti venditori che spingono in giù il mercato e quindi tanti volumi. Nella seconda parte della giornata sono i compratori a ribaltare la situazione, quindi servono tanti compratori e volumi significativi per farlo tornare su questo mercato. Quindi inevitabilmente i volumi saranno elevati. Se poi guardiamo gli indicatori, ho detto oggi non lo facciamo perché facciamo soltanto la parte di analisi dei prezzi, con buona certezza, diciamo su quel minimo delle candele di hammer, molto spesso ci sono divergenze di tipo positivo, perché gli indicatori registrano che sul mercato c'è stato un rafforzamento della pressione rialzista. Vi dicevo, questo pattern poi genera inversione rialzista. La grossa difficoltà delle candele di hammer, e poi vedremo anche il reciproco, che è la candela di shooting, non è tanto riconoscerla e quindi individuarla. Il problema è che molto spesso queste candele sono talmente ampie, hanno range magari del 3-3,5-4%, che poi è difficile costruirci sopra un'operatività, perché da un punto di vista poi operativo si va a guardare sì dove si sono distribuiti tutti questi volumi,
nel corso di questa giornata. Ho tanti volumi qua, tanti volumi a metà o tanti volumi là in cima. Certo che lo si fa, però il problema è che molto spesso magari il mercato domani apre in gap up, molti entrano già subito perché tutti riconoscono l'Hemmer e tutti entrano già in apertura e io mi ritrovo che il mio mercato mi apre sulla in cima a più 1,5. Come faccio a costruirci sopra un'operatività? Lì la cosa si complica, ok? Il reciproco è la shooting star. La shooting star cos'è? È una candela che si deve sviluppare alla fine di un trend rialzista, quindi il mercato deve venire da una salita di una certa rilevanza. A un certo punto succede cosa? Il mercato apre e i compratori spingono in su con decisione, spingono in su, comprano, i prezzi salgono, tutto sembra in qualche modo favorevole ai compratori che hanno il controllo del mercato. A metà giornata il mercato guadagna il 2-2,5%. Caso italiano, poi alle 3:30 apre l'America, l'America per qualche motivo si gira al ribasso, tutti a vendere e da questo picco che abbiamo raggiunto nell'intraday il mercato inizia a scendere e tutto quel 2% che aveva fatto di guadagno se lo rimangia completamente e torna nei dintorni del prezzo di apertura, poco sotto o poco sopra. La cosa importante è vedere la lunga upper shadow, quella lunga stanghettina che vedete sopra il corpo della candela. Vi dicevo, deve essere il doppio del corpo, in realtà non è quello lo vogliono da un punto di vista teorico, da un punto di vista operativo secondo me è importante che ci sia questa lunga ombra sopra nella parte alta del range di candela. Quello è il segnale che c'è stato un esaurimento del trend in corso. I rialzisti avevano il controllo del mercato, c'è stato un ritorno di forza da parte dei venditori che hanno riportato il mercato da dove era partito. Inevitabilmente cosa succederà? Che il giorno successivo il mercato non riuscirà a superare il massimo della candela di shooting star e quindi verrà disegnato il mio massimo di swing, dove il massimo centrale è costituito dalla mia shooting star, preceduto e seguito da dei massimi più bassi. E quindi io avrò un massimo di swing in cui però la candela centrale è quella che fa la differenza, non è come la morning e la evening star che è la terza candela, quella che mi dà il setup. Qui il massimo e il minimo ha di swing, ha al suo interno un hammer o una shooting e quindi la candela centrale è quella che fa tutta la differenza del mondo. Capite? Vi faccio rivedere questa slide. Perché io ho un minimo di swing e questo minimo di swing come? Si è formato come? Con una morning star, questa. Allora è questa la candela chiave, è questa che riporta in qualche modo il mercato in controllo dei compratori. Se io invece ho una candela di Hemmer, è questa la candela chiave nella quale già in qualche modo i compratori prendono il controllo del mercato, lo prendono diciamo un giorno prima rispetto alla morning star. Io ho una evening star e questa è la candela chiave che in qualche modo fa tornare il mercato in controllo dei venditori. Se io invece ho un massimo di swing al cui interno c'è una shooting star, è la seconda la candela chiave che devo andare a monitorare. Sì? Sì. Ok, per finire il discorso con shooting e hammer, allora molto spesso cosa si verifica sul mercato? Si verifica molto spesso un comportamento di questo genere, che guarda caso, molto spesso il mercato nel caso di Hemmer cosa fa? Apre, vi dicevo, accelera al ribasso e la conclusione la zona di supporto che fa il suo lavoro, quindi funziona proprio da supporto, arresta la caduta da parte dei prezzi e riporta poi su il mercato. Così come nel caso della shooting, guarda caso il massimo della candela di shooting coincide con un precedente livello di resistenza che appunto svolge in modo egregio la compito di viene ceduto, oltrepassato nel corso della giornata in cui si sviluppa l'Hemmer e la shooting. Perché cosa succede? Il mercato apre e inizia a scendere e molti si ricordano che in passato su quel livello c'era creato un livello di supporto. Quindi
supporto e molti ci provano. In realtà cosa succede molto spesso? Succede che nel corso della giornata, quindi a livello intraday, quel livello di supporto viene ceduto, quindi il minimo della barra di Emmer è sotto quel livello di supporto statico che era stato individuato, diciamo, dalla maggior parte degli operatori. Quindi sotto c'è un ulteriore segnale di supporto che supporto viene ceduto, tutti i piccoli operatori vengono stoppati e molto spesso, una volta che vengono stoppati i piccoli operatori e viene raggiunto appunto un minimo più basso livello di supporto, è lì che parte la reazione. Il mercato recupera, torna sopra il livello di supporto e poi, come vi dicevo, chiude, diciamo, in prossimità del prezzo di apertura della giornata. Il fatto che ci sia un comportamento di questo tipo, quindi con la rottura di un livello di supporto che era stato identificato, avvalora ulteriormente la bontà di questa figura, perché in qualche modo qua sotto oramai non ci sono più venditori, tutti quelli che oramai dovevano vendere hanno venduto, anche gli ultimi piccoli operatori che ci avevano provato nel corso di quella giornata sono stati stoppati e in qualche modo, essendo stati stoppati, poi ormai si crea uno squilibrio enorme tra compratori e venditori. I venditori qua non ci sono più, da qui in avanti ci sono soltanto compratori. L'opposto là sopra. Nel caso il mercato sale, a un certo punto c'è una resistenza, qualcuno prova a vendere sotto la resistenza, a vendere short, perché pensa che quella resistenza appunto faccia da resistenza e respinga i prezzi. In realtà quella resistenza viene oltrepassata a livello intraday, cioè i prezzi superano quel livello di resistenza, ma una volta superata quel livello di resistenza non c'è più la forza da parte dei compratori di in qualche modo far proseguire quel trend rialzista. E a quel punto il mercato non ha più forza compratrice, non c'è più una pressione rialzista di una certa rilevanza, il mercato smette di salire e inizia una discesa. Ma perché? Perché ci sono solo venditori, non ci sono più compratori. Hanno comprato gli ultimi piccoli e i grossi ormai non sostengono più quel trend rialzista e quindi il mercato si gira in giù e quindi poi torna lì sotto. Quindi guardate sempre se quando c'è una candela di Emmer c'è questo comportamento. C'è questo comportamento, vuol dire che, non dico è stato creato apposta, ma comunque è stato un modo per in qualche modo ripulire il mercato dagli ultimi compratori e dagli ultimi venditori. Qui poi prego. Volevo chiedere una cosa, i livelli di supporto, sì? Quando possono essere cambiati? Cioè? Dopo due o tre volte che vengono superati, non sono più validi e vengono cambiati o Di solito i livelli di supporto e resistenza funzionano così. Funzionano bene la prima volta e la seconda volta che vengono testati, funzionano appunto da supporto e da resistenza. La terza volta aumentano le probabilità che quel livello di supporto venga ceduto o quel livello di resistenza venga superato. Si dice che più un livello di supporto viene testato, più quel supporto lì vuol dire che non ce la fa più a reggere, quindi aumenta le probabilità che possa essere ceduto. Trovate poi qui altri esempi. Allora, una slide soltanto di passaggio, soltanto per farvi vedere una cosa che magari vi può tornare utile nella comprensione un po' della dinamica dei mercati. Noi abbiamo messo insieme Morning Star, Evening Star e Emmer Shooting. C'è un motivo perché li abbiamo trattati fondamentalmente insieme. Perché se noi combiniamo una figura di Morning Star, ok? Ipotizziamo di vedere una figura di Morningstar su un grafico a 5 minuti. Questo è 5 minuti, questo è 5 minuti e questo è 5 minuti a livello intraday. E quello stesso arco temporale l'ho utilizzato, lo trasformiamo in un 15 minuti, quindi facciamo una singola candela a 15 minuti. Questa candela a 5 a 15 minuti che si forma, cosa fa? Prende il prezzo di apertura, prende il prezzo minimo, prende il prezzo di chiusura e prende il prezzo massimo. Cos'è che si forma molto spesso sul time frame superiore di, diciamo, trasformando tre candele a 5 minuti in una candela a 15 minuti? Molto spesso una Morning Star a 5 minuti è sul 15 minuti un Emmer, che è sempre una figura di inversione rialzista. Questo lo è scompattando su 5 minuti, vedendola sul 15 minuti è sempre quella. Quindi molto spesso i sistemi di trading che lavorano multi time frame sfruttano queste logiche di tipo operativo, vanno a guardare cosa si sviluppa sul time frame inferiore per cercare poi di operare su un time frame superiore che però riflette il comportamento del mercato a un livello un po' più basso, perché il segnale fondamentalmente poi è sempre lo stesso, è sempre di inversione rialzista in questo caso, o nel caso della Evening Star, questa è la nostra shooting.
prendendo sempre i prezzi più importanti che sono formati sul 15 minuti. L'apertura, il massimo, il minimo, la chiusura. È sempre una evening star sul 5 minuti che si trasforma in una shooting star sul 15. Ci siamo? Ok. Vado. No, volevo... Beh, già che ti sei fermato un attimo, sì, faccio vedere questo. Vai. Guardate, ve lo metto a un'ora, guardate il grafico orario, guardate le ultime ore. Questo poi dopo te lo faccio commentare a te. Che... Allora, la... Mi devo concentrare, aspetta allora. Mi fai riposare e poi... Allora, guardate sull'ultima ora, questo è il DAX che ha fatto una candela, sta facendo una candela rialzista. No, quindi comunque chiuderà l'ora probabilmente in positivo, interessante. Mentre invece l'ultima ora del FTSE MIB è stata negativa. Tra l'altro si è rimangiato tutto il corpo della candela precedente. Cosa mi dici Gianluca riguardo? Ti dico che questo è l'indice, è il cash. È il cash. Tu non hai il future qua sopra, no? Sì, lo possiamo far vedere, però non me lo riesce a prendere. Ah no, vabbè, ok. Allora, io avevo come strategia operativa, avevo lo short, un short ipotetico sul rimbalzo, in area 20.830, 20.840, e quindi non c'è arrivato, quindi volevo fare una bella figura, non ci sono riuscito, si è fermato prima del mio target 20.905, che non mi è arrivato per poco Perché? Allora, perché ieri valutiamo quello che è successo ieri sul mercato lato daily su questi due mercati che ha fatto vedere Enrico. Il DAX ha rotto al ribasso, c'era un supporto statico che durava da parecchio tempo, che era attorno a 12.530, 12.525. Ah, bravissimo, ha accelerato e siamo scesi ieri addirittura fino a sotto 12.004. È chiaro che adesso potrebbe esserci il classico movimento che viene chiamato di pullback, cioè il mercato prova a rimbalzare, ma quel livello di supporto che aveva funzionato bene in precedenza adesso si trasforma in resistenza. Perché? Perché ci sono tutti quelli, come giustamente diceva Enrico, che hanno acquistato nel corso delle ultime settimane, che sono stati bravi, veloci a uscire subito ieri, quindi a liquidare subito le loro posizioni, adesso sono in una posizione long col mercato che scende, quindi hanno delle posizioni in perdita. Cosa aspettano questi operatori? Aspettano che il mercato gli rimbalzi più o meno attorno alle zone alle quali loro avevano aperto posizioni long, quindi diciamo tra 5,50 e 500, un rimbalzo lì, cosa si identifica? Cosa? Che lì probabilmente il mercato prova a rimbalzare, ma ci sono tutti quelli che sono incastrati con le loro posizioni long che non vedono l'ora che il mercato rimbalzi lì per vendere e chiudere la posizione col minor male possibile. Quindi attorno a quel livello di precedente supporto adesso ci sarà una grossa area di resistenza, tutti quelli che hanno posizioni long e sono dalla parte sbagliata del mercato. La stessa cosa l'abbiamo avuto sull'Eurostock 50. Però, scusa, non è detto che... vediamo quella barretta verde lì che sì, è quella di oggi del rimbalzino, sì, no? Quello lì può rimanere anche un rimbalzino. Certo, non è detto che ci arrivi, assolutamente. Secondo me questo è proprio il canto del cigno, cioè nel senso che ci può essere un piccolo rimbalzino, sì, ma lì bisogna vendere. Il porto del cigno. Sì, sì, no, nel senso che, però c'è una cosa, io faccio, se vi interessa, noi il mercoledì sera facciamo un webinar sui cicli, no? E dove si vedono i mercati più forti e più deboli. In questo momento però secondo me vendere il DAX è sbagliato, perché ci sono dei mercati che possono performare molto peggio, vedi il FTSE MIB. Quindi il nostro fa generalmente peggio quando gli altri fanno male, il nostro fa peggio, e quando invece fanno bene a volte fa delle super performance, ma generalmente fa meno bene nel lungo termine. Se infatti ci notate, il DAX è sui massimi storici di sempre più o meno, il FTSE MIB non è a 40.000 punti. Questo cosa vuol dire? Che se dobbiamo vendere vendiamo il FTSE MIB, se dobbiamo comprare compriamo il DAX. Questo è utile perché comunque ci dà dei rapporti di forza interessanti sui prodotti più, diciamo, migliori sui quali andare long o short. Cioè secondo me un long sul FTSE MIB non ha molto senso, anche perché tra l'altro secondo me long sugli indici, ti rubo un minuto, anche secondo più. Me non ha senso in generale, nel senso che compri un paniere dove c'è dentro anche qualcosa che non è particolarmente buono. Quindi se io vado long su un indice mi sto comprando UBI, per esempio, mi sto comprando dei titoli che magari non voglio avere in portafoglio. Quindi forse
è meglio farlo magari su particolari azioni, oppure vabbè, se voglio fare intraday posso fare anche l'indice, però diciamo che per il lungo termine lavorare sull'indice è un po' meno efficiente, perché sei costretto, per esempio sull'indice tedesco, a comprarti anche Deutsche, per dire, a comprarti anche altre cose, magari delle compagnie che non vorresti avere in portafoglio, magari invece vorresti comprare soltanto BMW piuttosto che altri titoli che magari sono particolarmente interessanti. Per esempio BMW secondo me è un titolo estremamente interessante sul mercato tedesco, perché si sta trasformando in banca, lo sai? Mm-hmm. So che sono, fanno tutte le finanziarie e poi da lì agganciano a... Ragazzi, rubo un minuto. Vai. BMW ha fatto nell'ultimo bilancio 1,7 miliardi, adesso non ricordo, di fatturato sulla parte di financing, cioè praticamente su tutta la parte di leasing, noleggi a lungo termine, tutte queste cose, su un fatturato, circa il 25% del fatturato, adesso i dati proprio precisi non ce li ho, ma se andate su internet li trovate, ed è interessante come tutte le aziende che producevano macchine si stanno spostando dal produrre macchine a produrre servizi finanziari atti a comprare le macchine, e su quelli fanno i soldi. E quindi è interessante come FCA ha la FCA Bank, eccetera, eccetera. Quindi diciamo tutti stanno andando in quella direzione. E BMW tra i titoli, diciamo, del comparto automobilistico tedesco è quella che secondo me, poi mi sbaglierò, mettiamo un disclaimer, se la comprate perdete un problema vostro, però secondo me nel comparto automobilistico tedesco è il titolo migliore. E le banche che lavoro fanno da qua in avanti, visto che gli rubano fanno... Allora, visto che siamo ospiti di BNP Paribas, okay, non possiamo dire... No, tra l'altro BNP Paribas non perché siamo ospiti, ma ha concluso un anno eccezionale con 7,7 miliardi di utile e il PE non è particolarmente alto, quindi tra i titoli bancari è quello che io ritengo essere il migliore da avere in portafoglio, quindi secondo me è non perché siamo qui oggi, però i PE sono buoni e comunque una banca che ha fatto 7 miliardi di utile, quindi questo sicuramente. Il fatto è che entreranno nel sistema non tanto di diciamo bancari, nei servizi bancari, quanto nei sistemi di pagamenti. Facebook ha preso una licenza bancaria in Irlanda per i servizi di pagamento, Apple ha già fatto la Apple Pay, tutte queste cose. Se vi faccio un esempio, tanto uno non... Noi vendiamo anche dei corsi di trading sul nostro sito. PayPal, che è quotata, un'azienda quotata, ha delle commissioni di incasso, non me ne voglia Elon Musk, ma veramente importanti, e quindi i sistemi di pagamento e tutte queste realtà che gestiscono tutte queste transazioni su internet con carta di credito molto piccola, hanno dei margini mostruosi, considerate che vanno dal 4 al 5%, insomma, gli incassi su internet, che non è poco, insomma, su aziende come la mia che vendono corsi dove c'è una grande marginalità, un costo basso è un discorso, ma immaginate a vendere lavatrici o asciugatrici, 1.600-2.000 euro di prodotto ogni volta, lì una marginalità del 5% diventa interessante. Mi ammutolisco. Oh, tranquillo. Piace. Ok, allora noi dobbiamo ancora terminare la parte di figure di inversione. Adesso entriamo in un argomento, tra virgolette, un po' delicato, che riguarda le famose trappole, quelle che in qualche modo prendono in contropiede una buona parte degli operatori. Ce ne sono sostanzialmente due, in realtà ce ne sono un po' di più. Diciamo che le più conosciute sono queste che vi faccio vedere, l'e-cake e il 2B. Cercherò di correre un po', perché poi sennò non arriviamo poi alla conclusione di questa giornata, dove volevo farvi vedere come i mercati hanno cambiato fisionomia prendendo lo spunto dalla figura di testa e spalle. Non so se vi ricordate la slide iniziale, volevo poi finire facendo vedere appunto come l'analisi tecnica in qualche modo va, non dico rivista, ma comunque va rielaborata in funzione della velocità con la quale i mercati si muovono. Prima però parliamo di trappole. Le trappole, come vi dicevo, sono dei movimenti che in qualche modo prendono in contropiede una buona parte degli operatori. Perché? Perché in qualche modo fino al giorno prima sembra che il mercato sia impostato in un certo modo, quindi sia impostato in un trend rialzista piuttosto che ribassista, e poi c'è una giornata che cambia improvvisamente le carte in tavola, cioè una giornata nella quale il mercato, anziché continuare nel suo trend rialzista, improvvisamente si gira al ribasso,
al contrario, anziché continuare nel trend ribassista, improvvisamente si gira al rialzo. Vediamo queste due, in realtà vedremo principalmente l'Ikeike, proprio perché appunto sennò poi non c'è più il tempo di fare il ragionamento conclusivo, che in qualche modo forse è anche il più carino, il più simpatico, che, simpatico tra virgolette, che in qualche modo dovreste conoscere. L'ha ideato un gestore di fondi hedge, quindi gestori di fondi hedge che costruiscono quotidianamente delle strategie operative in maniera quantitativa. Cosa significa? Significa che dopo questa strategia qua la implementano in modo automatico all'interno dei loro software e quindi la fanno eseguire ai software, non è che si mettono manualmente ad operare. Costruiscono il setup originario, mettono i vari parametri, le varie caratteristiche della configurazione e poi in qualche modo operano sulla base appunto di strategie simili a questa. Ve la spiego che in qualche modo poi dovrebbe essere abbastanza semplice da capire. Allora, l'Ikeike può essere di due tipi, può essere bearish Ikeike o bullish Ikeike. Il bearish è quello ribassista, il bullish è quello rialzista. Vediamo prima quello ribassista. Allora, avevo detto, è una figura che provoca inversione di tendenza e vediamo come la provoca. Il mercato viene da un movimento positivo, quindi da un trend rialzista, quindi con una bella sequenza di minimi e di massimi crescenti di swing. A un certo punto il mercato cosa fa? Disegna questa candela, questa barra di colore blu, una candela che viene barra che viene definita di inside, è una barra che in qualche modo ha un range che è interamente contenuto nel range della giornata precedente, cioè il massimo di questa candela blu deve essere inferiore al massimo del giorno precedente, il minimo di questa candela blu deve essere superiore al minimo del giorno prima. Quindi in qualche modo il giorno prima il mercato ha oscillato in un range di queste dimensioni, il giorno dopo il mercato ha oscillato in un range più piccolo e soprattutto questo range deve essere contenuto nel range del giorno prima. In qualche modo questa giornata cosa è? È una giornata molto spesso di pausa, nel quale cioè il mercato che viene da un trend rialzista per una giornata si prende una pausa. E questa pausa cosa fa? Scarica momentaneamente la volatilità. Il mercato rifiata, viene da un movimento significativo, c'è una giornata nella quale i rialzisti non comprano più con decisione come avevano fatto fino al giorno prima, ma non ci sono neanche dei venditori che sembrano in grado di invertire questa tendenza rialzista. E infatti il giorno dopo cosa succede? Il mercato accelera ancora al rialzo in questa barra qua. Il mercato apre, strappa in su e quindi quella seconda barra blu che vedete sembra che in qualche modo il mercato confermi la tendenza rialzista nella quale è inserita, cioè sembra ancora un mercato votato ancora a salire. Cosa succede? Succede che dopo questa barra di inside, che ha provocato compressione di volatilità, il mercato entra in un periodo ancora di alta volatilità, quindi ci dovrebbe esserci questa prima barra di accelerazione a cui dovrebbero poi seguire appunto un'ulteriore salita da parte del mercato. E invece il mercato cosa fa? Si blocca improvvisamente. Si blocca in che termini? Disegna il nostro massimo di swing. Vedete che questa barra ha un massimo che è preceduto e seguito da dei massimi più bassi? Sì? Sì? Ok. Cosa significa? Significa che nel corso di questa barra non c'è più stata da parte dei compratori la forza per spingere ulteriormente sul mercato, anzi i venditori sono riusciti a farlo rindietreggiare. C'è stata quindi una piccola barra di consolidamento laterale che avrebbe dovuto dare il via a un movimento impulsivo e in realtà questo movimento impulsivo è durato soltanto una giornata, il mercato è come se provasse a allungare e poi viene respinto subito al mittente. Cosa succede? Succede che il minimo di questa barra di inside diventa il nostro punto di controllo. Nel momento in cui il mercato per qualche motivo dovesse scendere sotto quel minimo della barra di inside, il mercato inverte la sua tendenza, cioè disegna quel massimo qua di swing che è di esaurimento e il ritorno dei prezzi sotto questo minimo mi conferma che la pressione ribassista ha avuto il sopravvento su quella rialzista. I compratori hanno perso il controllo del mercato, non sono riusciti a far allungare a sufficienza in su i prezzi e ora i venditori sono riusciti a rispedire il mercato al mittente. Questa pausa è stata utilizzata soltanto dai piccoli operatori che sono entrati sul mercato perché pensavano che il mercato appunto continuasse ancora a salire. In realtà sono entrati soltanto i piccoli operatori,
i grossi operatori non sono entrati. Molto spesso, infatti, nel corso di questa barra i volumi sono deboli. Dovrebbe essere una barra di accelerazione rialzista, cioè una barra che alimenta e quindi fa entrare sul mercato tanti operatori. In realtà entrano soltanto piccoli operatori con pochi volumi, quindi il mercato si accelera in su, ma poi dal giorno successivo non c'è più un cambio operativo. Sono entrati tutti i piccoli e i grossi non hanno comprato. Se i grossi non hanno comprato, perché non comprano? Perché si accingono a vendere e lo fanno quando? Lo fanno nel corso di questa giornata e lo fanno poi nel corso della giornata successiva, quando il mercato scende sotto il minimo della barra di inside. Quindi, da un punto di vista operativo, cosa si fa? Si cerca la barra di inside, si guarda se il mercato accelera in su. Quell'accelerazione va monitorata in termini volumetrici. Se quell'accelerazione genera un massimo di swing, vuol dire che il mercato si è subito bloccato, doveva allungare, invece ha fatto un piccolo scatto in su e poi viene respinto. Il ritorno sotto il minimo della barra di inside genera inversione ribassista. L'opposto qua, nel caso di bullish Hikkei, il mercato viene da un trend di tipo ribassista, disegna la mia barra di inside. Il massimo di oggi è inferiore al massimo di ieri, il minimo di oggi è superiore al minimo di ieri. Il range di oggi è interamente contenuto nel range di ieri. È una pausa che il mercato si prende, che dovrebbe in qualche modo poi generare un'ulteriore accelerazione. E la genera, ma è un'accelerazione di poca entità. Il mercato strappa in giù perché entrano short tutti i piccoli operatori, i grossi operatori non entrano, quindi devo avere volumi contenuti. Perché i grossi operatori cosa fanno? Entrano il giorno successivo, arrestano la caduta del mercato e fanno rimbalzare i prezzi, che disegnano quindi il mio minimo di swing. Questo minimo di swing è il minimo di esaurimento che in qualche modo verrà confermato dal ritorno dei prezzi sopra il massimo della barra di inside. Il ritorno lì sopra genera inversione. 99 volte su 100 su questo minimo trovo le mie divergenze positive con i miei indicatori. Là sopra trovo le mie divergenze negative con gli indicatori, perché gli indicatori non fanno altro che fotografare questo comportamento dei prezzi e dei volumi e lo fotografano nelle loro formule. Vedono che qua sopra non c'è più stata forza rialzista e vedono che qua sotto non c'è più stata forza ribassista. E quindi in qualche modo mi identificano, guarda che quel trend ribassista rialzista non è più in forze, sta perdendo consistenza, sta perdendo forza, validità, e quindi in qualche modo ho figure di inversione lato prezzi confermate dagli indicatori, e anche i volumi in qualche modo mi danno una mano, perché avevo detto pochi volumi durante questa barra di accelerazione al rialzo, pochi volumi durante la barra di accelerazione al ribasso. Quello è un ulteriore elemento che mi indica che sono entrati soltanto piccoli operatori, i grossi operatori non credono più a quel trend che si vede ancora. Lo vogliamo fare un ordine al volo? Vai, tu disturbo. Vai. Dai. No, perché dobbiamo essere operativi anche se ci sono delle opportunità. Peccato che negli ultimi 5 minuti si è spostato. Guardate qua. Allora, avevo detto che secondo a me un titolo che non piace, diciamo, sui bancari italiani è UBI, no? Ve li ho messi a fianco. Quella è l'ultima ora. La vedete qua, ve li sottolineo. Queste sono l'ultima ora di UBI e l'ultima ora del FTSE MIB. Per assurdo, UBI ha performato meglio del FTSE MIB. Cioè, sostanzialmente c'è stato questo ritracciamento di tutto l'indice, eppure, quindi, probabilmente sono stati venduti i bancari importanti, Intesa, Unicredit, quello che è, e invece UBI ha retto. Peccato che sta iniziando a scendere, quindi dobbiamo essere abbastanza veloci. Se ci sarà un allungo ribassista del FTSE MIB, secondo me UBI sarà uno dei titoli che scenderà più forte. Quindi adesso non andiamo a venderci il FTSE MIB, andiamo a venderci UBI. Perché? Perché si trova più in alto, e si trova più in alto per una ragione che secondo me è sbagliata. Cioè, nel senso, oggi se io voglio vendere qualcosa sul mercato italiano, preferisco, piuttosto che vendere il mercato italiano, preferisco vendermi UBI in questo momento, perché secondo me è più debole e meno performante rispetto al mercato italiano stesso. Quindi cosa facciamo? Andiamo a cercare il certificato turbo su UBI. Io, visto che non voglio rubare troppo tempo a Gianluca, l'ho già cercato, è questo qua, che è l'NL00121644487, che è un certificato con stop a 4,19. Quindi sostanzialmente, ve lo faccio vedere, stop piuttosto vicino, appena la distanza, ve lo dico, è del 3,5%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che riusciamo a pagarlo molto poco. L'idea quindi qual è? Di andare a prendere il book. Vi faccio vedere proprio come funziona l'inserimento dell'ordine.
sul book. Secondo me dobbiamo comprarne, costa circa 50 centesimi, io ne comprerei 800, che sono circa 400 euro di investimento. Poi potete farne 8000, tanto vedete di quantità ce ne sono e se le comprate ve le rimettono, quindi non è... Questo è il book normale di Bink. Questo è il book normale di Bink su questo prodotto, che è il certificato turbo. No, volete dire come offerta di... Sì. Quindi questa è la piattaforma base di Bink? È la piattaforma che Bink offre, che vi consente di operare su questi prodotti senza commissioni. Quindi poi in realtà... poi quello dovreste magari sentire loro, però diciamo la piattaforma è questa, io la trovo semplice da utilizzare. I book sono, detto molto onestamente, sono molto simili, diciamo, per quasi tutti gli operatori. Qui secondo me c'è il vantaggio reale di diciamo di spendere molto poco. Vedete, noi mettiamo l'ordine nel book, vi faccio vedere che compare, vedete, ci siamo noi, vedete, siamo 800 pezzi, siamo in mezzo tra BNP, che si trova qua sopra, e qui sotto, vedete? Quindi ci siamo messi nel book, sicuramente ci eseguono nel breve. Abbiamo risparmiato 3 euro, non è che abbiamo fatto chissà che cosa, però... Secondo me è meglio in tasca noi piuttosto che in tasca qualcun altro, quindi 3 euro oggi, 3 euro domani, alla fine sì, no, in realtà adesso parte gli scherzi, perché ne abbiamo fatti 800, se ne avessimo messi 8000 sarebbe stato diverso, quindi in realtà il problema è quanto è grande l'ammontare che muovi, su un ammontare molto grande anche risparmiare quel mezzo punto è interessante. Lo lasciamo pendente, se va io lo comunico e ti lascio. Intervieni quando vuoi. No, beh, tanto se va c'è eseguito, tanto ci esegue sicuramente. Ok, va. Ok. Una domanda, queste figure che stai illustrando adesso, sì, però vanno bene solo esclusivamente daily. Infatti gli operatori fanno la chiusura la sera, quindi per cui vanno a identificare, sì, bene. Sì. Cioè, se restringo il time frame non c'è. No, si possono trovare anche su time frame, diciamo a livello intraday. È chiaro che più scendi di time frame, più la validità dei pattern si riduce inevitabilmente, perché c'è più caos, c'è più rumore, e quindi in qualche modo, facciamo ad esempio un Emmer a 15 minuti. Certo che è un Emmer che in qualche modo io valuto, lo posso valutare a livello intraday. Un Emmer secondo me sul daily ha un impatto più importante in termini operativi. Poi gli si può adattare, non scenderei più però troppo di time frame, perché sennò vuol dire in qualche modo poi poter prendere tanti falsi segnali, quindi inevitabilmente l'impatto della figura si riduce. Poi è chiaro che non so, se io vedo una bella figura rialzista e nell'intraday trovo anche nell'intraday una figura di inversione rialzista o di continuazione rialzista che rispetta il segnale che arriva dal time frame superiore, va bene, nel senso, però è sempre il time frame superiore che comanda su quello inferiore, quindi comanda il daily, e nell'intraday io dovrei cercare di fare quello che il daily mi ha detto il giorno precedente. Quindi se c'è una figura di inversione ribassista nell'intraday cerco solo e soltanto delle strategie short, se ho una figura di inversione rialzista sul daily nell'intraday cerco soltanto dei long. Poi come lo cerco ne possiamo discutere, però fondamentalmente io rispetto il time frame superiore come setup operativo. Questo però mi dava anche il modo di collegarmi a quanto stava dicendo Enrico per quanto riguarda ad esempio UbiBanca. Così, se io faccio degli screening di fine giornata che si basano sulla forza relativa, ad esempio, siamo in completo disaccordo con quello che dice lui, perché ad esempio io che UbiBanca insieme a Intesa e Unicredit sono quelli che i bancari che nel corso delle ultime sedute hanno avuto una forza relativa superiore al resto del mercato, e quindi se seguiamo quel concetto di forza relativa che nasce dal grafico daily, lui invece faceva un ragionamento intraday, quindi sono due cose un po' diverse. Io non vado ad esempio a cercare lo short su Ubi, anzi, a mio modo di vedere, i titoli con forza relativa superiore al resto del mercato dovrebbero essere acquistati, vanno venduti quelli con forza relativa inferiore al mercato. Ripeto, però, su screening daily, dell'intraday è chiaro che cambia tutto. Non so, io ho in mente 3,70 per UbiBanca, che è un po' il mio livello di supporto. Se so che UbiBanca è il più forte, o comunque
comunque ha dimostrato buona capacità, magari lo posso aspettare su questo livello di supporto a 3,70 o poco sopra. So che bene o male è un titolo forte, lì magari da 3,70 rimbalza nel caso in cui il mercato la porta giù, perché magari il mercato, scusate, nella sua globalità è negativo. Quindi Nel frattempo è eseguito, vedi? Facciamo una cosa, eh? Lo facciamo arrivare a 3,70, guadagniamo, chiudiamo e poi ti metti... E siamo a posto! No, la mia considerazione subito in realtà è una considerazione di carattere fondamentale. Mm-hmm. Cioè, tra tutte le varie banche, considerando Banca Ifis la migliore banca, ma fa un altro mestiere... Mm-hmm. Intesa buona banca, diciamo a livello fondamentale. Poi io spero che tutte le banche migliorino e facciano sempre migliori profitti, i mercati salgano sempre, però ad oggi è quella che a mio avviso, diciamo, richiede più di altre realtà una ristrutturazione, quindi performerà meno. Cioè oggi voglio essere azionista di Ifis e di Banca Intesa più che di Ubi. Poi ovviamente certo. Sì, infatti il ragionamento era invece andare a cercare degli, diciamo, degli screening quantitativi che misurano la forza relativa di un titolo nei confronti di un altro. Questa forza relativa può essere fatta anche a livello intraday, assolutamente, però magari fatta a livello daily si è in grado di vedere ad esempio negli ultimi 5 giorni quante volte UBI ha battuto il mercato, quante volte UBI ha battuto il settore bancario, e si fanno queste valutazioni, quindi si fanno delle classifiche, quindi il miglior bancario in termini di forza relativa è Intesa, in seconda posizione UBI, terza Unicredit. È chiaro che è una cosa legata al recente passato, non è detto che poi continui nel prossimo futuro, ma se lavoro su base intraday, quindi costruisco le strategie operative di breve termine, devo rispettare in qualche modo quello che è il giudizio che ha dato il mercato recentemente, solo per fare questa valutazione. Prima di passare alla parte finale, e so già che qualche argomento purtroppo non riuscirò a terminarlo, vi facevo vedere una figura di inversione particolarmente frequente sul mercato, che è questa, che è io l'ho chiamata una particolare tipologia di hickey. Cioè molto spesso il mercato cosa fa? Disegna appunto queste trappole. Cioè il mercato ad esempio viene da un trend di tipo rialzista, c'è una barra direzionale, diciamo, al rialzo, e poi c'è la nostra barra, abbiamo detto, di indecisione, una barra di consolidamento. Il mercato si prende una pausa di una giornata, né compratori né venditori in qualche modo se la sentono di spingere sull'acceleratore. Questa pausa però molto spesso è il preludio a un periodo, a giornate di tipo direzionale, in cui la volatilità inevitabilmente tende ad aumentare. E molto spesso cosa si fa? Si usano queste barre appunto di inside, e in particolare nel primo appuntamento che abbiamo avuto qui con BNP abbiamo parlato anche di barre di narrow range, altri metodi per misurare la compressione di volatilità presenti sul mercato. Quindi magari chi vuole andare a vedersi tutta questa parte, so che hanno messo le registrazioni su YouTube, quindi se lo può vedere con relativa tranquillità. Però da un punto di vista operativo cosa viene fatto? Si prendono i massimi e i minimi di questa barra di inside narrow range per costruirci sopra una strategia operativa. Una strategia operativa che è volta a far cosa fondamentalmente? A comprimere il rischio, quindi a ridurre il rischio iniziale al quale mi espongo, sapendo che se questa è una piccola compressione di volatilità, poi la volatilità tenderà ad aumentare. Quindi molti operatori cosa fanno? Nel caso di un trend rialzista si mettono long al superamento del massimo della barra di inside e mettono il loro stop loss sotto il minimo della barra di inside. In questo modo si assumono un rischio piccolo, perché è appunto dato da un range piccolo della barra di inside, proprio perché è un range di tipo contenuto. Molto spesso però guardate cosa succede. Succede che il mercato apre, inizia a salire, supera il massimo della barra di inside. Su questo superamento del massimo della barra di inside entrano tutti i piccoli operatori. I piccoli operatori comprano e alimentano questo spunto rialzista che porta il mercato là su in cima. Ma fondamentalmente i grossi operatori invece cosa fanno? Sfruttano quest'ultima accelerazione rialzista alla quale loro non credono e iniziano a liquidare, a vendere o addirittura a mettersi short. Iniziano a vendere, quindi il mercato da quel picco centrale su in cima inizia a scendere e vedete il prezzo di chiusura di questa giornata torna all'interno della barra di narrow range, cioè della barra di inside. Cioè in qualche modo il mercato in questo modo mi dice cosa? Che viene disegnato, cos'è questo qua su base daily? È la mia shooting star, una candela in cui il mercato apre, lunga upper shadow e poi il mercato torna giù. In più cosa c'è stato? C'è stato il falso superamento di un livello di resistenza, perché quel massimo della barra di inside veniva visto come livello di resistenza, nella quale però abbiamo visto sono entrati soltanto i piccoli operatori. I grossi operatori cosa fanno? Rispingono il mercato da dove era partito. Questa
questa shooting star dopo una barra di inside molto spesso poi genera inversione di tendenza, quindi state sempre attenti a cosa ha preceduto il, in qualche modo il completamento di una figura di inversione, perché se c'è stata compressione di volatilità e poi il mercato ha finto di andare da una parte e poi è tornato indietro, molto spesso andrà dall'altra parte, perché questa è stata una classica bull trap, una trappola nel senso che sono entrati soltanto i piccoli operatori perché pensavano che il mercato strappasse in su, in realtà i grossi operatori l'hanno ributtato il mercato da dove era partito, perché in qualche modo si stanno preparando a generare un'inversione ribassista di tendenza. Allora, visto che è un po' tardi, salto un po' di slide, poi magari comunque le riceverete alla fine della giornata e così via. Volevo soltanto farvi vedere questo aspetto. Allora, noi fondamentalmente abbiamo ragionato come? Abbiamo ragionato su delle figure grafiche di breve, brevissimo termine. Abbiamo detto partiremo dalle candele, delle barre a una giornata, la reversal bar, la key reversal bar. Poi allargheremo un attimo l'orizzonte su i cicli a tre giorni. Abbiamo visto i massimi e i minimi di swing, abbiamo visto le morning e le evening star. Però devo anche collocare il movimento che c'è stato nel corso dell'ultima giornata, delle ultime tre giornate, all'interno di un ciclo un po' più ampio, vi ho detto, delle ultime 3, 4, 5 settimane. E sotto questo punto di vista cos'è che possiamo osservare? Che alla fine i modi con i quali un mercato inverte al rialzo o inverte al ribasso fondamentalmente sono questi quattro. Vediamoli velocemente in modo che vi focalizzate su quali sono le varie possibilità. Li vediamo in termini rialzisti, poi i ribassisti non sono altro che il reciproco. Allora, il primo modo con il quale un mercato inverte al rialzo è quello che viene chiamato 1-2-3 low di Joe Ross. Ossia, il mercato scende, disegna un minimo, che deve essere un minimo di swing, quindi un minimo preceduto e seguito da dei minimi più alti. Da questo minimo il mercato rimbalza fino a un massimo 2 che deve essere massimo di swing, massimo preceduto e seguito da massimi più bassi. Dal massimo 2 inizia una discesa con il mercato che termina la sua correzione su un minimo 3, anche in questo caso di swing, con un minimo 3 crescente rispetto al minimo 1. Perché è importante questo minimo 3? Perché questo minimo 3 mi dice che il mercato non è più in un trend di tipo ribassista. Qua il mercato stava scendendo e per avere un trend ribassista io dovrei avere una sequenza di massimi e minimi decrescenti. Nel momento in cui inizio ad avere un minimo crescente, vuol dire che quella sequenza di minimi e massimi decrescenti non è più rispettata. Giusto? E quindi in qualche modo disegnando questo minimo crescente, il mercato non soltanto mi dice che il trend non è più negativo, ma crea le premesse poi per un'inversione rialzista. Quando? Quando il mercato riuscirà a superare il massimo al punto 2. Superando quel massimo al punto 2, il mercato entrerà in un trend di tipo rialzista, con minimi crescenti 1, 3 e massimi crescenti 2 e l'ipotetico massimo 4 che si svilupperà in un secondo momento. In realtà Geross il massimo 4 poi lo chiama Ross Hook, uncino di Ross, ma alla fine è sempre un massimo di swing crescente rispetto al massimo 2. Però il primo modo con il quale un mercato si gira da negativo in positivo è questo, il fatto che ci sia una discesa che termina con un minimo 3 crescente rispetto all'1. E questa è la prima possibilità, 3 crescente all'1. Poi la seconda possibilità è che invece il minimo 2 sia sostanzialmente coincidente con il minimo 3 sia sostanzialmente coincidente col minimo al punto 1. Quindi noi abbiamo un minimo di swing al punto 1, un minimo di swing al punto 3 che sono in qualche modo allineati sotto forma di supporto statico. Questo supporto in qualche modo conferma che qua sotto i ribassisti non riescono a spingere il mercato e quindi in qualche modo questo minimo 3 non conferma più la presenza di un trend ribassista, perché io dovrei avere minimi decrescenti, qua i minimi decrescenti non ce li ho, ho sostanza dei minimi coincidenti, quindi in qualche modo non conferma più la presenza di un trend ribassista. Da un punto di vista operativo, lato analisi tecnica anni 80, si dovrebbe aspettare che il mercato, dopo aver fatto questo diciamo doppio minimo su un livello sostanzialmente coincidente, poi superi quel massimo al punto 2. Il problema è che molto spesso quel massimo al punto 2 è troppo distante e quindi è un po' difficile poi costruire sopra un'operatività che nasce appunto dal superamento del massimo al punto 2. In realtà oramai si cerca di costruire una strategia operativa di ingresso al rialzo quando si forma questo secondo minimo 3, ipotizzando appunto che su questo doppio minimo ci sia la possibilità che il mercato da lì quantomeno rimbalzi. Poi se si riesca a superare anche il massimo al punto 2, tanto meglio.
Poi abbiamo la terza possibilità. La terza possibilità è quella che può essere catalogata sotto forma di bear trap, cioè il mercato scende sul minimo 1, rimbalza, sembra riaccelerare al ribasso, e in questo caso abbiamo un minimo 3 ancora decrescente rispetto all'1. Il problema è che questo minimo 3 ha al suo interno una delle due trappole. Io una ve l'ho spiegata, è quella del bullish hiccake, cioè il fatto che qua il mercato disegna una barra di inside, riaccelera, ma subito rimbalza via. Quindi un'ultima accelerazione al ribasso che ha pochissimi volumi e all'interno della quale in qualche modo il mercato non ha più la forza per continuare a scendere. Quindi quando vedo una situazione di questo genere con una delle due figure, chiaramente questa voi non la conoscete, nel senso che la troverete nelle slide, ma non ho fatto tempo a spiegarla, voi avete però sicuramente ben chiaro quello che è l'e-cake. Molto spesso su questo minimo 3 troverete delle divergenze di tipo positivo, delle divergenze rialziste, associate alla presenza ad esempio di un hiccake. Quello è il segnale che quella è stata una trappola, una falsa accelerazione al ribasso, con questo livello di supporto che ha ceduto ma è stato prontamente recuperato dal mercato. Perché? Perché appunto non c'è più stata la forza da parte dei venditori nel farlo accelerare con decisione lato prezzi e lato volumi. Se mettiamo insieme tutto lo schema generale che abbiamo in qualche modo delineato oggi, noi vediamo che il nostro famoso testa e spalle degli anni 80, anni 90, in cui in qualche modo il mercato si muoveva in questo modo, cioè il mercato scendeva, disegnava un minimo, rimbalzava, scendeva su questo minimo centrale, recuperava, disegnava questo minimo e ripartiva. Questo era il modo in cui in qualche modo veniva disegnato il testa e spalle, la spalla sinistra, la testa centrale e la spalla destra, ok? Veniva disegnata la famosa neckline, e si diceva che fondamentalmente quando i prezzi superano questa trend line il mercato si inverte al rialzo, teoricamente c'è un target teorico dato dall'altezza della testa proiettando dalla rottura della neckline. Non è che queste cose non ci sono più, il testa e spalle c'è ancora, solo che adesso viene visto in maniera un po' più elaborata. Cos'è che si fa? Si va a guardare come si sviluppa il nostro testa e spalle. E il nostro testa e spalle può essere suddiviso in due fasi. Una prima fase, che viene chiamata bear trap, che è la fase nella quale i venditori perdono il controllo del mercato. È la fase, cioè, nella quale il mercato prova a accelerare al ribasso, ma quest'ultima accelerazione è una trappola, nel senso che non c'è più la forza da parte dei venditori nel far accelerare, nel far scendere a sufficienza il mercato sotto questo minimo. Quindi in qualche modo su questo minimo centrale della testa ci sono molto spesso delle figure di inversione rialzista, l'Hammer, la Morningstar, si assiste molto spesso alla creazione di divergenze positive con i nostri indicatori e in alcuni casi sono presenti delle nostre trappole, ad esempio il nostro hiccake. Quindi molto spesso quando sapete di trovarvi lì, sapete di trovarvi nel minimo centrale della testa, nel minimo di esaurimento. Finita questa parte di sinistra, che è la prima fase nella quale i venditori perdono il controllo del mercato, si passa alla parte destra, in cui il mercato da questo minimo rimbalza, poi ridiscende e disegna questo minimo, che è il minimo di svolta, è il minimo crescente che il mercato disegna dopo che c'è stato il minimo di esaurimento. Questo minimo crescente dice che il mercato non è più in trend ribassista, perché non ho più la sequenza di minimi decrescenti, e crea poi le premesse per un'inversione al rialzo, che passerà sicuramente anche dal superamento di una neckline. Ma la neckline, siamo qua in 50, abbiamo 50 neckline diverse, ognuno ha un valore diverso, la disegniamo in modo diverso, c'è molta discrezionalità. Invece dal punto di vista operativo tutte queste cose devono essere automatizzate e quantificate in maniera precisa. I minimi di swing devono avere delle caratteristiche uniformi per essere presi, quindi prendo questo minimo perché è un minimo di swing, perché una Morningstar deve avere delle caratteristiche di un certo tipo, un Hammer ne ha delle altre, quindi devo codificarle e inserire in uno schema ripetitivo di comportamento da parte dei prezzi, degli indicatori e dei volumi. Da questo minimo il mercato inverte e in qualche modo poi supererà la neckline, supererà il massimo al punto 2 come diceva Joe Ross, e quindi in qualche modo invertirà il rialzo perché avremo minimi crescenti, massimi crescenti, ma capite che il processo avviene sotto, è quello che succede qua quando i venditori perdono il controllo del mercato, e nell'1, 2, 3 low è lì che i compratori prendono il controllo del mercato e creano le premesse per un'inversione. È sempre un testa e spalle, mai visto con l'analisi tecnica del 2000, diciamo, post 2000, mettiamolo così.
ok? Dove abbiamo tanti strumenti in più, oggi abbiamo visto soltanto la parte legata ai prezzi, perché poi andrebbe tutto combinato con l'analisi degli indicatori e l'analisi volumetrica, ma non riusciamo a farlo. Allora, io direi che ho terminato, nel senso che ho lasciato tanti argomenti. Come vi dicevo, se volete ricevere queste slide, la mail ve l'ho detta, è gdefendi@class.it.